c'è il mondo di sopra, il mondo dei vivi, quello visibile, poi c'è il mondo di sotto, il mondo dei morti, invisibile, e c'è il mondo di mezzo. È una zona grigia dove il crimine incontra e incrocia la finanza, gli affari sporchi, la chiesa, i servizi segreti. Quello era il mondo della Banda della Magliana, una vera e propria epopea che ha attraversato la storia di Roma per almeno due decenni, ma che secondo alcuni non è mai terminata. E se avete seguito la puntata di Atlantide di qualche giorno fa, le rivelazioni sul fatto che proprio la Banda della Magliana fu capace di individuare la prigione del popolo delle Brigate Rosse dove Moro era trattenuto e nessuno decise di liberarlo, beh, insomma, capirete che appunto questa storia forse non è mai finita e nasconde ancora tanti segreti. La Banda della Magliana. Un mondo immenso in cui tutti si incontrano. Con queste parole nel 2014 cominciò l'inchiesta su Mafia Capitale, che oggi è stata clamorosamente ridimensionata da un'altra sentenza della Corte di Cassazione che proprio come 20 anni fa ha negato la qualità mafiosa dell'associazione criminale in cima alla quale c'era l'uomo che teorizzava il mondo di mezzo, Massimo Carminati. Oh, senti, ascolta a me, io mi chiamo Massimo Carminati, segnatelo sto nome, Massimo Carminati, segnatelo. Capito? Segnatelo, non me ne frega un cazzo di niente, capito? Massimo Carminati, segnatelo, così vai su internet e vedi chi cazzo sono io. Terrorista di destra, killer, rapinatore, anello di congiunzione tra malavita ed eversione neofascista, Carminati ha attraversato molti misteri d'Italia. Io non so niente da rifardirmi, da ripensare, cioè io sono un vecchio fascista degli anni 70, sono contento di essere così. Ma soprattutto negli anni 70 e 80 è stato uno dei membri di quella banda che ha dominato Roma, ha corrotto e ucciso, stringendo patti con Cosa Nostra, l'Andrangheta, la Camorra, la finanza sporca, i poteri occulti, la Banda della Magliana. Sicuramente Mafia Capitale è stata costruita come una sorta di prolungamento, di prosecuzione della storia della Banda della Magliana, proprio grazie alla figura di Carminati. Nel lavoro di ricostruzione che hanno fatto i carabinieri del ROS e poi i magistrati della Procura di Roma, c'è questo legame e questo portato criminale che si fa risalire proprio alla Banda della Magliana. Cioè la metodologia. La metodologia e il mito. Negro, Crispino, Accattone, Camaleonte, Renatino sono solo alcuni dei soprannomi dei feroci protagonisti che hanno segnato una stagione che ha seminato di cadaveri le strade della capitale, lasciandosi dietro domande senza risposta. Nomi che hanno attraversato i passaggi più oscuri nella storia della Prima Repubblica, dal sequestro di Aldo Moro alla strage della stazione di Bologna, dall'omicidio di Mino Pecorelli al crack del Banco Ambrosiano fino alla scomparsa di Emanuele Orlandi. Ma chi erano davvero quei delinquentelli di periferia che poco alla volta diventarono boss e poi braccio armato dei poteri occulti del paese e infine, in qualche modo e a loro modo, eroi anche di cinema e fiction? Un'estate fa non c'eri che tu, ma l'estate somiglia un gioco, è stupenda ma dura poco, poco. Thank you.
le strade portano a Roma, anche quelle del crimine. E se è vero che questo è il paese dei troppi misteri, è altrettanto vero che tante inchieste sono finite qui, al centro della capitale, dove sono le stanze del potere. Trastevere oggi è un luogo affollato di turisti e di locali alla moda, ma negli anni 70 qui viveva gente modesta e aprivano solo negozi popolari e botteghe artigiane. E quando si abbassavano le serrande, le piazze precipitavano in una notte criminale. Prostitute, spacciatori, malviventi sbucavano dai vicoli per riempire bar e bische clandestine. È proprio qui a Trastevere che lavora Franco Giuseppucci, piccolo delinquente ma con grandi ambizioni. Tra i vicoli di Trastevere c'è il forno dei Giuseppucci, una famiglia semplice, senza aspirazioni e con pochissimi soldi. Franco, il figlio del proprietario, lavora lì fin da bambino. È così che si è guadagnato il suo soprannome, El Fornaretto. Ma al fornaretto non piace l'odore del pane. Gli preferisce quello dei soldi. Nel tempo libero frequenta una sala corse a Ostia, sul litorale romano. Qui impara che i criminali godono di rispetto, che i soldi possono raddoppiare facilmente, ma altrettanto facilmente si possono bruciare. Nel 1976 Franco Giuseppucci ha poco meno di 30 anni e quei vicoli di Trastevere gli vanno stretti. Ha già compiuto qualche piccola rapina, ma i soldi, quelli veri, non li ha ancora mai visti. Decide che deve rischiare o tutto o niente. Per prima cosa stringe amicizie nell'ambiente criminale locale e si offre di custodire delle armi nella roulotte di sua proprietà. È il primo passo nella sua ascesa criminale, un compito decisivo ma rischioso. Questa notte, agenti di polizia di una volante del secondo distretto hanno individuato una roulotte che già in passato aveva attirato l'attenzione delle forze di polizia. Poiché i sospetti erano divenuti più consistenti, si è deciso di controllare l'interno della roulotte stessa. Nella perquisizione sono stati rinvenuti 7 pistole, un mitra, alcuni passamontagna, dei guanti di gomma e 2 bottiglioni di cloroformio. Il suo piano si rivela un fallimento. Giuseppucci si rende conto che custodire armi in una roulotte isolata è un'idea da dilettanti, un'idea che riapre le porte del carcere, dove la carriera criminale del fornaio di Trastevere sembra già finita. Invece, è proprio l'ambiente di Regina Coeli a offrirgli nuove alleanze, la fama di duro e un nome di battaglia, El Negro, per via della sua carnagione scura. Quando dopo mesi le porte del carcere si aprono, El Negro ha capito dove ha sbagliato e si sente pronto per la svolta della sua vita. Ora sa ciò che vuole. Il suo sogno è diventare il più importante boss della mala romana. Sono stato carcerato per capriccio. La prima regola di un boss è avere degli uomini a disposizione. I primi ad essere reclutati sono i suoi amici di sempre, tra questi il 22enne Renzo Danesi. Andavo a scuola, un ragazzo normalissimo, in famiglia umile, tutti operai a casa mia. L'unico a aver intrapreso una strada del genere sono stato io. Escalation di vita di strada, dai piccoli furti, scippi, rapine, è quello che poi è diventata, diciamo, la cosiddetta banda della Migliana. Ho giovanissimi, 20 anni, 19 anni, 20 anni, qualcuno di più. Giuseppucci era poco più grande di noi, ma sa, sempre sui 25, 26 anni. Giuseppucci era un frequentatore, diciamo, di bische clandestine.
che erano aperte sia il giorno come circolo di radio, poi la sera magari facevano qualche partita d'azzardo e Giuseppe Pucci era un malato del gioco, giocava a tutto. Era un personaggio carismatico, era comunque uno che faceva da collante un po' a tutto, era uno che più che fisicamente si adoperava mentalmente. Franco Giuseppucci, Er Negro, ha stretto alcune alleanze, ma agli inizi del 77 è ancora un piccolo criminale di quartiere. Per sbarcare il lunario e soddisfare i suoi vizi, il gioco, le scommesse clandestine, ha ripreso a custodire armi per conto di altri. Questa volta preferisce tenerle con sé, nascoste in un borsone all'interno del suo maggiolone verde, fino al giorno in cui la sua auto viene rubata. Infuriato per il furto, inizia una ricerca senza sosta per rintracciare i responsabili. Le voci di strada conducono Er Negro a un ladruncolo alle dipendenze di un giovane, ambizioso rapinatore del quartiere Magliana, Maurizio Abbatino. Maurizio Abbatino è soprannominato Crispino per via dei suoi capelli ricci. Ha solo 23 anni, ma alla Magliana è già un piccolo boss. Era un delinquente in gamba, era rispettoso di certi principi, certi valori, a parte il fatto da quelle freddezze, le decisioni che occorrevano per poter operare in un luogo, in una circostanza o che. Cioè, era ritenuto lui, come tutti noi, ragazzi seri, si diceva così per contraddistinguere un po'. Erano affidabili, insomma. Ha fatto ogni tipo di reato, dal furto alle rapine agli omicidi passando per i sequestri di persone. Lui era talmente famoso per la sua abilità di guida, io lo ricordo, che altre batterie lo chiamavano per farsi vedere e portare la guida alla macchina. Poi, siccome lui era un ragazzo serio, faceva le prove, vedeva se dal momento del sequestro fino alla consegna di chi lo doveva tenere riusciva a contenere l'arrivo della polizia. Era uno svelto, insomma, un criminale vero. Giuseppucci deve scegliere: andare da Abbatino, vendicarsi del furto delle armi con la violenza, oppure stringere a sé il giovane boss della Magliana e siglare un'alleanza. Giuseppucci non ha dubbi, va alla Magliana e propone a Crispino di usare assieme quelle armi per tentare un colpo che li possa arricchire davvero. Abbatino accetta la proposta di Giuseppucci. I due criminali suggellano un patto. Nasce così la banda della Magliana. Dunque una semplice storia di armi e auto rubate dà inizio alla più grande avventura criminale che Roma abbia mai vissuto dal dopoguerra. Perché fino ad allora la malavita della capitale era costituita da pochi elementi che si mettevano insieme in una batteria per compiere un furto o una rapina e poi si scioglievano. Giuseppucci e Abbatino invece hanno idee molto diverse. Vogliono fondere le loro batterie in un'unica banda che controlli più settori. Spaccio, usura, gioco d'azzardo, prostituzione e tutti i membri saranno uniti da vincoli di solidarietà e omertà come dentro Cosa Nostra. Franco il Negro ha le idee molto chiare su come riorganizzare il mondo di sotto e comincia ad allargare i suoi contatti. Oltre a Danesi, detto il Cabbaio, Giuseppucci aggrega l'amico Marcello Colafigli, Marcellone, poi Edoardo Toscano, detto Operaietto, Claudio Sicilia, il Vesuviano, Raffaele Pernasetti, Erpalletta e Antonio Mancini, detto Accattone. Abbiamo iniziato rubando macchine, poi all'interno dei negozi e poi mano a mano ho fatto, come si suol dire, la scalata nell'ambiente criminale.
Nella banda c'è anche una donna che si lega ai boss. Si chiama Fabiola Moretti. Giuseppe Pucci era un uomo con un carisma. Non lo conoscevo molto bene, però era un trascinatore di folle. Era un uomo affascinante sotto il profilo caratteriale. La banda della Magliana è diventata una leggenda, no? Più che un'associazione criminale, saggi, romanzi, fiction, film. Però in realtà questi erano dei boss e hanno combinato parecchi danni. Sì, una banda di criminali che hanno dato vita a una storia criminale che ha preso un pezzo di fine anni 70, inizio anni 80 a Roma, dove ci può essere anche un po' di fascinazione, ma nella sostanza... È sempre la fascinazione del male. C'è la fascinazione del male e di una leggenda criminale che si è autoalimentata, ma poi alla fine è una banda di persone che si sono ammazzate tra loro o si sono tradite tra loro. Ma per cominciare, il negro vuole dalla sua parte anche il leader di un'altra batteria, il boss che comanda a Testaccio, al di là del fiume, Enrico De Pedis. Fin da giovanissimi i compagni di strada chiamano Enrico De Pedis Renatino, un vezzo tra i tanti di un giovane cresciuto nelle borgate ma sempre attento al proprio look, curato ed elegante. È un principe Renato, un principe d'animo, un principe di modi. Da Renato io avevo tutto da imparare, perché la sua ambizione, era un uomo ambizioso, cercava di migliorarsi e chi gli stava vicino, se voleva, si migliorava a sua volta. Lui certamente non era una persona di compagnia, non pippava, non fumava hashish, orge manca a parlarne, quindi non era quello che eravamo noi. Però come ragazzo era un ragazzo da ammirare. Renatino ha poco più di 20 anni quando la sua strada incrocia quella dei ragazzi della Magliana. Per un giovane criminale ambizioso come lui, la banda di Giuseppucci rappresenta l'occasione giusta per sottrarsi al degrado della periferia. In pochi anni diventa il boss di Testaccio. Sotto il suo rigido controllo è organizzato lo spaccio di droga nella zona, ma De Pedis vuole ancora di più. I bravi ragazzi della Magliana sono giovani, temerari e violenti. Non si danno una struttura gerarchica, ma i fondatori saranno il punto di riferimento per tutti gli altri. Il negro è un leader visionario, sogna la città ai suoi piedi. Crispino è un killer carismatico, spara sorridendo. De Pedis è un uomo elegante, fascinoso, ama la bella vita, le donne, i soldi facili. Ma per far partire il loro progetto hanno tutti bisogno di molti soldi e Giuseppucci ha l'idea giusta. Sono gli anni del boom edilizio e degli appalti milionari. Sono anche gli anni dei sequestri di persona. Nel 77 si contano in Italia 66 rapimenti, 8 solo nella capitale. Il negro prende spunto dalla cronaca e progetta di rapire un nobile, il duca Grazioli Lante della Rovere. Il profilo del duca corrisponde all'identikit dell'ostaggio perfetto. È ricco, è sposato con la sorella dell'ex editore del Messaggero e ha un figlio, Giulio, che frequenta ad Ostia la stessa sala scommesse del negro, il cui gestore Enrico Mariotti conosce molto bene il giovane Grazioli e sarà proprio Mariotti il palo della banda per il sequestro che scatta il 7 novembre del 1977. Proseguono intense le indagini per trovare qualche indizio che possa portare sulla pista dei rapitori del duca Massimiliano Grazioli. Il duca, proprietario terriero, 66 anni, è stato rapito ieri sera mentre tornava in macchina dalla sua tenuta in una via deserta alla periferia di Roma. Il duca viene nascosto in campagna, a Monte Spaccato, con la complicità di un'altra banda. Giuseppucci diffonde delle foto dell'ostaggio con in mano una copia del quotidiano La Nazione di Firenze per depistare le indagini.
e chiede 10 miliardi di riscatto alla famiglia. Poi scende a 1 miliardo e 500 milioni e il giovane Grazioli accetta di pagare, ma non tutto andrà come previsto. Il prossimo annuncio lo metterai sul solito quotidiano il giorno 4 febbraio 1978 e né prima né dopo. Dal matriciano, saloni per banchetti, menù fisso a lire 1500 e tu sai che per noi vorrà dire 1,5 miliardi. Giulio Grazioli è terrorizzato. La polizia sembra più interessata a catturare i banditi piuttosto che salvare suo padre. Così il figlio del duca decide di fare da solo. Fa cambiare un assegno da 1,5 miliardi alla madre, ripone i contanti in una valigia e aspetta la telefonata dei rapitori. Feci questa foto tutto contento che finalmente era giunto l'epilogo di questa storia spaventosa. La telefonata arriva puntuale e per Giulio Grazioli inizia una caccia al tesoro tra le periferie di Roma, seguendo le indicazioni dei rapitori. Giulio Grazioli arriva all'ultima tappa della sua preziosissima caccia al tesoro, un parcheggio a fianco un cavalcavia. Qui trova la prova che aspettava prima di consegnare i soldi. La foto del padre, vivo, con un quotidiano del giorno in mano. Accanto, un biglietto rassicurante. Presto riabbraccerai tuo padre. Arrivo sul ponte e sento un vociare, quindi capisco che sotto ci sono coloro che erano incaricati di ricevere il denaro. Chiedo spiegazioni in merito e loro dicono dacci il denaro. Ho vissuto con l'adrenalina fuori dal normale, l'ansia, armatissimi. Perché poteva succedere di tutto. Sotto questo ponte, in tre lì a attendere che dall'ultima istruzione si affiancasse quest'auto, dicesse quella che poteva essere una sorta di parola d'ordine stabilita da noi e noi abbiamo risposto butta giù il borsone. Mi ricordo solamente il tonfo di questa borsa nel buio e il senso di liberazione e di gioia di essere riusciti finalmente a porre fine a questa tragica evento di mio padre. Tornato a casa ero convinto e sicuro che mio padre nel giro di 24-36 ore al massimo sarebbe stato riconsegnato. Ma i giorni passano e il duca non torna a casa. Perché i rapitori non hanno rispettato i patti? Cos'è successo davvero? Qualcosa deve essere andato storto. La moglie del duca esce dal silenzio in cui si è chiusa dal giorno del rapimento e lancia un accorato appello pubblico che però cade nel vuoto. Vi eravate impegnati a restituirlo 24 ore dopo il pagamento del riscatto. Dicevate di essere uomini d'onore, avete mancato alla parola data. Siete venuti meno a quello che chiamate il vostro codice d'onore. Perché? Nessuno può immaginare che qualche giorno prima dello scambio il duca è stato ucciso per avere riconosciuto uno dei rapitori. La foto inviata a suo figlio lo ritrae già morto. Il suo cadavere non verrà mai ritrovato. Non voglio sembrare, manco neanche che voglio di forse l'unico, è comunque un qualcosa di quello che mi scuote continuamente una coscienza, cioè a dirlo adesso sembra facile, però
anche se non è dipeso da noi direttamente quello che poi è successo, però è fatto Genzio stesso, e noi comunque abbiamo preso questa persona, è andata a determinare quello che poi è stato l'epilogo, la morte del sequestrato. Cadaveri di cui sbarazzarsi, un segreto da mantenere e una montagna di denaro da reinvestire in altri crimini. Il sequestro Grazioli segna l'esordio della banda della Magliana, ma contiene in sé già tutti gli elementi che la contraddistingueranno in futuro. Soldi, sangue e omertà. Giuseppucci propone anche un patto. Invece di spartirsi il bottino, con una parte dei soldi faranno stecca para, parti uguali. Il resto andrà in un fondo comune per armi, avvocati, periti e soprattutto partite di droga. I giovani banditi della Magliana stanno per diventare dei boss del narcotraffico. Se c'è un settore in cui vale la pena investire nei primi anni Ottanta è il mercato degli stupefacenti. Cosa Nostra ha fatto un salto epocale strappando ai francesi il monopolio della raffinazione dell'eroina. A Palermo i laboratori clandestini producono 50 kg di eroina pura alla settimana, che prende la strada delle grandi piazze di spaccio: Napoli, Roma, Milano. Anche il ricambio generazionale è ormai inevitabile. Berenguer, il capo incontrastato del clan dei Marsigliesi, è stato arrestato a New York mentre tentava di vendere droga a degli agenti di polizia travestiti. 23 persone arrestate in tutta Italia, 8 mandati di cattura per spaccio di stupefacenti acquistati con denaro sporco proveniente da alcuni rapimenti. Questo il consuntivo di una vasta operazione dei carabinieri. Con l'arresto del capo del clan dei Marsigliesi, Giuseppucci intuisce che si apre una prateria di conquista. Allora prende contatto col boss di Acilia e Ostia, Nicolino Selis, detto il Sardo, che nel Lazio è il referente di Raffaele Cutolo, il capo della nuova camorra organizzata. E vuole fare esattamente quello che Cutolo ha fatto a Napoli, cioè riunificare a Roma sotto un unico controllo tutte le attività illegali. Loro sono riusciti a conquistare le varie zone della città che erano rimaste un po' sguarnite, soprattutto dopo la fine della storia della banda dei Marsigliesi, sostanzialmente. Berenguer, Berecini, Bergamelli, il clan delle 3B. Poi a Roma ci sono queste leggende, no? Naturalmente intorno a quelli ce n'erano anche altri che, certo, facevano il malaffare. E così, finita quella storia, sono riusciti a impossessarsi soprattutto delle piazze di spaccio, sostanzialmente, e a comprare tanta droga con i proventi di un sequestro di persone che in qualche maniera è l'atto fondativo della banda. A Roma già si era affacciata da molto la droga, lo stupefacente. Noi però ne eravamo strani, sia nell'uso che nel business, nel commercio, come fonte di guadagno. Però a un certo punto vedevamo che sempre più personaggi da noi stimati erano coinvolti comunque in questo traffico e guadagnavano. Allora perché no anche noi? Giuseppucci tesse una rete fitta e organizzata per controllare ogni quartiere. In breve diventa l'unico fornitore della città. L'organizzazione del gruppo è scientifica e capillare. Roma viene divisa in zone di competenze. I quartieri Testaccio e Trastevere vanno a Renatino De Pedis e Danilo Abruciati. Alla Magliana e al Trullo restano Abatino e Danesi. Io ero del Trullo. Quando la sera tornavo al Trullo, se c'era un qualcosa, un problema oppure un compiacimento, quello che sia, verso persone che comunque lavoravano per noi, ero il referente per loro.
Danesi e i suoi compagni sono i capi di un esercito di piccoli spacciatori reclutati sulle strade di Roma, compresa una giovane e attraente trasteverina che entrerà nel cuore dei ragazzi della Magliana. Fabiola Moretti comincia a frequentare la banda nel 79, quando ha appena 23 anni. Diventa la compagna di Danilo Abbruciati, collaboratrice fidata di Enrico De Pedis, infine si lega ad Antonio Mancini, tutti uomini al comando dello spietato clan romano. Giuseppucci diventa il capo assoluto, l'imperatore che domina tutto il territorio romano. Le sue idee, il suo carisma indiscusso portano alla banda il controllo totale nello spaccio di droga nella capitale. Qualche volta c'è stato qualche imposizione, qualche presa di posizione da parte nostra con qualcuno, che poi però ci si arrivava a un accordo, comunque, perché è ovvio che a un certo punto chi accettava un accordo lo accettava pure perché, né perché eravamo belli. Comunque temeva quello che poteva sembrare un potenziale, il gruppo nostro, quel potenziale che poteva mettere pure paura, all'occorrenza poteva mettere paura. I ragazzi della Magliana adesso sono pieni di soldi. La vita del Negro, di Crispino e dei loro alleati all'improvviso cambia e vengono accolti nei loro quartieri come dei re. Beh, destavamo curiosità, perché poi eravamo tutti giovani. Io adesso vedo film che ci vengono rappresentati con la barba, con la, come, non so come si chiama, con la macchina della Fiat. Non è così. C'era gente che andava a vestire a Caraceni. Noi non è che noi andavamo Versace, Armani. Per Giuseppucci e i suoi inizia la vita che hanno sempre desiderato. Ferrari, BMW, Rolex d'oro. Ho avuto il primo Ferrari a 22 anni. I ricavi del traffico di eroina e cocaina raggiungono cifre a 9 zeri, miliardi e miliardi di lire. Noi venivamo tutti da borgate, andando la sera era acceso un lampione, allora potete immaginare voi stessi che potesse essere un trapasso da una strada mal illuminata, è come una strada fatta di stelle. Comandare è meglio che fottere, no? Tu telefonare a uno, non faccio il nome, da uno dei migliori ristoranti di Roma di pesce e dire ci prepari un tavolo e quello dice ma sono tutti pieni. No, tu ci prepari il tavolo e tu entri e trovi il tavolo preparato nella migliore posizione. È una cosa che ti fa dire che l'essere criminale non è che poi sia così male, no? Noi ci vedevamo davanti a un bar a Via Rico Fermi, quella è proprio la location storica che nessuno cita mai, ma Via Fermi è stata proprio la culla vera di quello che poi è diventato quel gruppo un po', diciamo, importante per le cronache. A Roma ci sono tanti pellegrini, li vedi in fila come i soldati, in tasca c'hanno un sacco di quadrini. La Magliana è una borgata a sud di Roma, costruita negli anni 60 sotto il livello del Tevere. Nel 77 la popolazione è raddoppiata, gli spazi in compenso sono rimasti gli stessi. Una mattina sei sceso. Molti appartamenti non vedono la luce del sole. Mancano le fogne, l'illuminazione stradale ed ogni tipo di servizio pubblico. I palazzoni di cemento sono attraversati da strade fangose. Edizione straordinaria. Gentili ascoltatori, siete collegati con la redazione del GR2. Il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro, rapito a Roma. Abbiamo sequestrato il presidente della Democrazia Cristiana Moro. L'onorevole Aldo Moro è stato rapito poco fa a Roma. Il 16 marzo del 1978, il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro viene rapito dalle Brigate Rosse. Il terrore paralizza l'Italia. Per ritrovare Moro la polizia è disposta a tutto, anche a chiedere aiuto ai criminali.
Infatti, secondo le testimonianze di alcuni pentiti, si rivolgono al boss della nuova camorra organizzata, Raffaele Cutolo, che a sua volta incarica il piccolo boss di Acilia e Ostia, Nicolino Selis. Nicolino Selis coinvolge immediatamente la banda della Magliana. Sa che Giuseppucci è l'unico in grado di scoprire il covo in cui è sequestrato Moro. Quelli del sequestro Moro sono 55 giorni che scuotono le fondamenta del paese. La Democrazia Cristiana tenta ogni strada per liberare il suo presidente e qualcuno contatta anche le organizzazioni criminali che controllano il territorio. Come dirà anni dopo Massimo Carminati, ogni incontro è possibile nel mondo di mezzo. All'epoca nessuno lo sa, ma la zona in cui Moro sarebbe tenuto prigioniero è la stessa in cui comandano Abatino e Giuseppucci. Anzi, alcuni boss della Magliana vivono proprio a pochi metri da quello che, secondo la verità giudiziaria, era il covo dei brigatisti in via Montalcini, un palazzo tra i tanti cresciuti come funghi sul greto del Tevere. Il ruolo della banda durante il sequestro Moro è ancora tutto da chiarire, ma il nome dei maglianesi comincia già ad intrecciarsi con le trame più oscure del paese. Maurizio Abatino, oggi collaboratore di giustizia, sostiene che all'epoca la banda aveva individuato la prigione del popolo dove Moro era tenuto in ostaggio e che avrebbero potuto liberarlo, ma nessuno lo chiese. Questo lo racconta Cutolo, che dice che Selis, che era amico suo, l'aveva trovato. Abatino invece racconta di un incontro con Flaminio Piccoli, un incontro sul greto del fiume per avere notizie. Giuseppucci riesce, almeno così raccontano i collaboratori di giustizia, a trovare il covo dove era custodito Aldo Moro, e Abatino racconta di un incontro tra Giuseppucci e l'onorevole Piccoli. Abbiamo questo appuntamento, c'era questo auto blu, tanto di autista, è sceso Giuseppucci, è andato incontro a quest'auto, noi siamo rimasti in disparte e si è parlottato, ma brevemente, è stato un tocco e fuga. Siamo stati stupidi perché ecco, era quella tipologia di reati che non ci apparteneva. Cioè neanche nell'anticamera del cervello noi pensavamo che la storia nostra potesse sfociare in quei reati, quel tipo di reati. Eppure nemmeno il loro intervento sarà risolutivo. Ecco, quella è la Renault R4 rossa, intorno ai vigili del fuoco, all'interno del corpo di Aldo Moro. In quegli anni la banda è anche in contatto con un falsario, Tony Chicchiarelli, autore, non a caso, del falso comunicato numero 7 delle Brigate Rosse, commissionato dai servizi segreti per depistare le indagini o per provocare i terroristi. Nel comunicato si dice che Moro è stato ucciso e il cadavere occultato nel lago della Duchessa, al confine tra Lazio e Abruzzo. Poi il falsario viene fermato proprio in quei giorni con in tasca una testina rotante IBM, la stessa macchina da scrivere usata dai brigatisti. E ancora lui avrebbe fatto trovare un borsello con alcune schede delle BR, tra cui una su Pecorelli, per attribuirne il delitto ai terroristi. Chicchiarelli è un falsario, anch'esso in contatto con la banda della Magliana, che entra in alcuni misteri. Il caso Moro, perché Chicchiarelli è l'autore del falso comunicato numero 7, che serve a depistare quello del lago della Duchessa, quello certo. Del lago della Duchessa, che serve a lanciare il messaggio ai brigatisti rossi per dire ammazzatelo pure, e che è fatto su commissione dei servizi, di qualcuno dei servizi, presumibilmente è fatto su commissione di qualcuno che voleva lanciare un messaggio ai brigatisti per conto dello Stato. E poi Chicchiarelli in qualche maniera entra anche nel delitto Pecorelli, perché lui esce da un tassì dove lascia una scheda dove ci sono dei riferimenti anche all'omicidio Pecorelli.
Ma tutto questo fa parte di quel sottobosco, di quel mondo di mezzo, appunto, di cui la banda della Magliana di fatto è un esempio ante litteram, prima di quello che verrà poi chiamato Mafia Capitale. Ma Chicchiarelli si porterà tutti i suoi segreti nella tomba. Infatti nel 1984 viene ucciso da un killer che non sarà mai identificato, poco tempo dopo aver messo a segno un colpo da 35 miliardi di lire al deposito della Brinks, che faceva capo al bancarottiere Michele Sindona. Dunque l'ascesa dei Maglianesi incrocia uno dei capitoli più bui della storia nazionale e non sarà un caso isolato. Ma Giuseppucci e i suoi sono interessati ad altro. Stanno cercando di mettere le mani sul giro delle scommesse clandestine. Le loro mire di espansione devono fare i conti con Franco Nicolini, conosciuto come Franchino Er Criminale, un vecchio nemico di Selis e Mancini. È lui che gestisce gli ippodromi di Roma. La sua base è a Tor di Valle, al confine con la Magliana. Possiede una scuderia che riesce a condizionare l'andamento delle corse. Ogni sera incassa milioni di lire in contanti. Per conquistare il territorio di Franchino c'è un solo modo: l'omicidio. Questo Franchino Er Criminale, durante la nostra detenzione, si comportava in una maniera che noi diciamo da guardia, cioè faceva il prepotente, stabiliva lui la cella aperta, la cella chiusa, che ora si poteva andare, che non si poteva andare. E una sera ebbe uno scontro con me e Selis, e noi ce lo siamo legato. Nicolini era il boss del gioco d'azzardo all'interno degli ippodromi. Questo affare lucrosissimo interessava anche alla banda e segnatamente a Franco Giuseppucci. Vi erano stati degli screzi tra Franchino il criminale ed esponenti della banda durante precedenti carcerazioni. Tutto questo concorse alla sua eliminazione. 26 luglio 1978, Franchino Er Criminale ha passato tutto il pomeriggio all'ippodromo di Tor di Valle. Non sa ancora che quando uscirà al tramonto troverà la banda della Magliana ad aspettarlo. Abbiamo aspettato al parcheggio dell'ippodromo con Giuseppucci dentro che poi ci segnalò l'arrivo di Nicolini. Quando è arrivato sono partiti i primi colpi d'arma da fuoco dalle due macchine occupate da noi. E ha tentato di fuggire in mezzo alle macchine, però ci fu una rincorsa con queste macchine nel parcheggio fino a chiuderlo. Scese Selis e ha compiuto l'atto, quello che ha determinato la morte. Che si prova? Francamente è assurdo, però non è che porto dietro sensazioni specifiche. So più quello che provo oggi che quello che provavo in quei momenti. Anche l'ultimo fortino dei guadagni illeciti, l'ippodromo di Tor di Valle, è in mano alla banda della Magliana. Gli inquirenti archiviano l'omicidio di Franchino Er Criminale come un banale regolamento di conti nell'ambiente delle scommesse clandestine e continuano così a ignorare l'esistenza di un gruppo criminale organizzato. Fra i malavitosi romani non si è mai vista tanta spietatezza e potenza di fuoco. Per la prima volta si spara in mezzo alla gente con una dinamica che ricorda gli agguati di stampo mafioso.
tanta ricchezza e potere rende i ragazzi di Giuseppucci sicuri e decisi nel regolare i conti. L'omicidio diventa il mezzo più efficace per mostrare il potere raggiunto. Colpisce chi non paga il pizzo, chi reagisce ai soprusi e perfino chi si trova coinvolto in una banale lite da bar, fino all'ennesima esecuzione che però nasconde qualcosa di diverso. Un tabaccaio, Teodoro Pugliese, di 26 anni, è stato ucciso oggi a Roma, in via San Piero di Bastelica, al Prenestino. Sono arrivati con questa macchina, avevano tutti i grembiuli, tutti e tre i trenci bianchi. Due giovani che indossavano abiti chiari, simili a camici, sono entrati nella tabaccheria cartoleria e dopo aver chiesto un pacchetto di sigarette hanno sparato due o tre colpi di pistola munita di silenziatore che hanno colpito Pugliese alla testa. E gli ha detto... Mi dai un pacchetto di sigarette, mi dai un pacchetto di Marlboro. Quello si è girato per prendere il pacchetto. Gli ha detto no, voglio più, buio, gli ha sparato. All'inizio degli anni Ottanta a Roma si spara e si uccide, sempre più spesso a farlo sono gli uomini della Magliana. Poi, improvvisamente, sulla scena dell'omicidio di un tabaccaio compare Massimo Carminati. È lui a sparare, insieme ad Alessandro Alibrandi e Claudio Bracci. Sono tutti membri dei Nuclei Armati Rivoluzionari, il gruppo terrorista di destra in cui militano Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, che mette a ferro e fuoco la città con attentati, rapine e ben 33 omicidi. C'era Carminati che non era uno dei fondatori della banda della Magliana, ma che comunque, diciamo, come lo possiamo considerare, un gregario? Era un ragazzo che faceva parte dei gruppi neofascisti collegati ai NAR, che erano entrati in contatto con la banda della Magliana e che aveva, secondo anche il suo racconto, una particolare fascinazione anche per questo mondo criminale. Lui era un soldato politico, così si definiva quando aveva 20 anni e frequentava queste persone. Però evidentemente, frequentando questo ambiente, ha imparato a conoscere dei metodi, ha conosciuto direttamente queste persone e quando finisce la militanza politica rimane il know-how del criminale, appreso anche da quelli della banda della Magliana, e lui rimane in contatto con la banda della Magliana e comincia un percorso che poi, nonostante i processi siano finiti con assoluzioni o senza condanne, di fatto rimane un contatto tra Carminati e i banditi della Magliana. Carminati è amico di Giuseppucci. Frequentano lo stesso bar e tra una partita di biliardo e l'altra stringono un patto. La banda riciclerà i soldi delle rapine dei NAR e Carminati farà dei lavori per loro. Ma il patto poi va oltre. Mettono insieme un arsenale di cui possiedono soltanto loro le chiavi. Carminati, Giuseppucci e Abbatino. Un arsenale ricavato negli scantinati del Ministero della Sanità. Quando a qualcuno, per una causa comune o per una causa personale, occorreva un'arma, si faceva prendere un'arma o due o tre, quelle che occorrevano. Ci facevano il tiro a segno là sotto. Infatti chiunque sarebbe entrato là sotto, non c'era più un coso della luce, interruttore non c'erano più, perché il più bravo era chi prendeva interruttore. Anche l'arsenale di Maglianesi e NAR è un luogo dal quale si dipanano i fili di molti misteri. Secondo le inchieste, infatti, è da lì che esce il revolver calibro 7,65 con cui il 20 marzo del 1979 viene ucciso Mino Pecorelli, iscritto alla P2 e direttore del settimanale scandalistico OP. Pecorelli stava lavorando a delle clamorose rivelazioni sul rapimento di Aldo Moro e sulle pagine mancanti del suo memoriale, ritrovate dal generale Dalla Chiesa in un covo delle BR a Milano. Un delitto eccellente e insoluto per cui andranno a processo l'ex primo ministro Giulio Andreotti, il magistrato Claudio Vitalone, lo stesso Massimo Carminati e boss di Cosa Nostra del calibro di Calò e Badalamenti. Ma verranno tutti assolti nel 2003.
Ma i misteri di quel deposito non finiscono. Armi che provengono da lì, con numero di matricola a braso, vengono ritrovate nel 1981 a bordo di un treno, dentro una valigia, con caricatori, un fucile ed esplosivo dello stesso tipo utilizzato per la strage alla stazione di Bologna. I processi attribuiscono quel ritrovamento a un depistaggio dei servizi segreti attraverso complici all'interno dei movimenti delle versioni di destra, e per la strage vengono condannati due esponenti dei NAR, lo stesso gruppo di Carminati, Valerio Fioravanti e Francesca Mambro. Ma intanto l'amicizia con Carminati rischia di mandare in galera Giuseppucci. Infatti, in una gelida mattina di gennaio dell'80 accade qualcosa che nessuno aveva previsto. Franco Giuseppucci, Er Negro, viene arrestato ancora una volta. È accusato di riciclare travel check rubati, frutto di una rapina di Massimo Carminati e dei NAR. A fermare Giuseppucci è stato un uomo onesto, solitario, che in tutti i modi cerca di combattere la violenza politica dell'epoca. Il sostituto procuratore di Roma, Mario Amato. Le sue indagini si concentrano proprio sui nuclei armati rivoluzionari per risalire ai suoi componenti. Amato indaga sulle rapine rivendicate dai giovani fascisti. Per il giudice Amato non ci sono dubbi. Giuseppucci è uno dei membri della destra eversiva. Il magistrato ancora non sa e non sospetta di avere invece tra le mani il boss più violento della mala romana. Il capo della banda della Magliana. Il 23 gennaio 1980, inaspettatamente, Franco Giuseppucci finisce dietro le sbarre di Regina Coeli. I suoi rapporti con la destra eversiva l'hanno tradito. Però sei mesi più tardi, le indagini che il giudice Amato conduce sul suo conto si interrompono nel sangue. Mario Amato, 43 anni, sostituto procuratore della Repubblica di Roma, è stato crudelmente ucciso stamattina in un agguato a Viale Ionio. Era uno dei magistrati maggiormente impegnati nella lotta al terrorismo di estrema destra. Conduceva, tra le altre, l'inchiesta su una serie di gravi attentati dinamitardi compiuti a Roma e rivendicati dall'organizzazione di destra Nuclei Armati Rivoluzionari. Il 23 giugno del 1980 il giudice Amato viene ucciso a una fermata dell'autobus mentre aspetta la sua corsa per andare al lavoro. A freddarlo sono due sicari dei NAR. Per Giuseppucci è una notizia inattesa che va festeggiata. La morte del giudice per lui significa libertà. Fuori dal carcere, Er Negro riallaccia così le sue attività criminali, dedicandosi alla sua preferita, le scommesse clandestine a Tor di Valle. Da due anni l'ippodromo è in mano alla banda della Magliana. Da quando i ragazzi del Negro hanno ucciso Franchino, Er Criminale, liberando il campo da ogni avversario. Dell'omicidio non è stata fatta ancora giustizia, ma tutti nell'ambiente sanno come sono andate le cose, e c'è chi da anni ha sete di vendetta. I fratelli Proietti sono chiamati Pesciaroli dal Banco del Pesce che gestiscono a Monteverde, un quartiere tra la Magliana e Trastevere. La loro attività è in realtà una copertura ai traffici con la malavita, in particolare a quelli stretti nel tempo con Franchino Er Criminale. C'è stato uno scontro per via del gioco d'azzardo, forse una quota, un debito non pagato. Giuseppucci ha preso una posizione che non voleva pagare questi tizi o comunque uno di questi proietti. Un giorno perse una cifra enorme Giuseppucci con un boomaker che si chiamava Ottaviani e faceva riferimento a criminale e di riflesso ai proietti che erano suoi uomini, e si rifiutò di pagare. E più perché all'esterno c'è anche chi ha osato pensare che comunque era giunto il momento che potevamo essere attaccati.
13 settembre 1980. Franco Giuseppucci è a Trastevere, seduto ai tavolini del bar Castelletti in piazza San Cosimato. Una zona che frequentava quotidianamente. Durante il giorno passava comunque sempre lì, aveva amici, come aveva amici a Testaccio, a Magliana, alla Magliana, a Trullo. Quel momento stava lì. Per Negro ha appena finito di giocare a carte con il fratello Augusto e un gruppo di amici. Ha vinto e raccoglie i soldi sul tavolo. È una serata fortunata. Saluta gli amici prima di andare all'ippodromo di Tordivalle. Entra in auto e infila le chiavi nel cruscotto. Mentre mi trovavo seduto davanti al bar Castelletti, un giovane si è avvicinato allo sportello di una Renault 5 e ha esploso un colpo ravvicinato in direzione di Franco Giuseppucci. Ho sentito i botti e basta. Non si sapeva a chi sparavano. Io ero lì perché stavo a Trastevere. Il giovane che aveva esploso il colpo si è allontanato a piedi di corsa e veniva raggiunto da un altro giovane alla guida di una moto Honda 500. Tutti che correvano e poi dopo piano piano si è capito che era successo. Ma quando si è capito, Franco già stava all'ospedale, c'è andato da solo, si può dire, perché ce l'aveva di fronte. La fine di Giuseppucci arriva nel momento di massimo potere della banda. Abatino, De Pedis e gli altri comandano con la violenza sulla città e nessuno osa contrastarli. E non ci mettono molto a trovare i responsabili dell'omicidio del Negro. La vendetta sarà l'occasione per mostrare che la banda è compatta e invincibile, ma come vedremo non tutti saranno leali fino in fondo. L'estate del 1980 è un buco nero nella tormentata storia d'Italia. Il paese è scioccato dalle stragi di Ustica e alla stazione di Bologna. Dalla sanguinosa guerra di mafia a Palermo e dal crack della banca Sindona che coinvolge governo, Banca d'Italia e Vaticano. Quell'estate è anche l'estate in cui si chiude la parabola criminale di Franco Giuseppucci, esattamente dove era cominciata, qui, nei vicoli stretti di Trastevere, dietro Piazza San Cosimato. Un killer in moto lo raggiunge mentre è in macchina e gli spara. Il Negro riesce a trascinarsi fino all'ospedale, ma muore in sala operatoria. La banda inizia la caccia al colpevole, si scopre che i killer sono membri della famiglia Proietti, detti i Pesciaroli, per via del banco del pesce che gestiscono al mercato. Fernando, detto il pugile, è quello che ha sparato, suo fratello Mario, detto Palle d'Oro, guidava la moto, le batterie della Magliana e la polizia sono sulle loro tracce, ormai è solo questione di chi arriverà prima. I Pesciaroli entrano in contrasto con Giuseppucci proprio per questioni di divisione del mercato, sia della droga sia delle scommesse. E quindi a quel punto poi i Proietti uccidono Giuseppucci e questo diventa un ulteriore cemento
per la banda della Magnane, perché la vendetta nei confronti dei Proietti, che andrà avanti per mesi, anche lì sarà uno sterminio di attentati riusciti e attentati falliti. Le indagini della polizia sembrano essere più efficaci delle voci di quartiere che in passato avevano dato un vantaggio alla banda. Le forze dell'ordine sono già sulle tracce dei killer di Giuseppucci. La notte stessa dell'omicidio vengono arrestati due sospettati. Sono i fratelli Proietti, appartengono a una numerosa famiglia del quartiere Monteverde. La polizia trattiene in carcere Fernando Proietti, mentre suo fratello Mario è a piede libero e fa perdere le sue tracce. La caccia ai pesciaroli è aperta. Ed allora lì abbiamo in rapida successione una serie di omicidi che segnano gli anni tra l'ottobre del 1980 ed il 1983. Praticamente in questo periodo si realizza tutta una serie di omicidi che sono appunto gli omicidi che rientrano nella vendetta. Il primo tentativo di vendetta scatta appena sei giorni dopo la morte di Franco Giuseppucci. Con i fratelli Proietti in carcere, Abatino è costretto a una vendetta trasversale. Nelle mire della banda finisce Enrico Proietti. La sua unica colpa è essere cugino dei sicari di Giuseppucci. Maurizio Abatino e tre complici lo aspettano fuori da una villa sul litorale romano. Ma nel buio della notte qualcosa non va come previsto. Enrico Proietti si sottrae però all'attentato in quanto i killer sbagliano persone. Migliorate le condizioni di Nicoletta Marchesi, che vedete nella foto, rimasta ferita la scorsa notte a Casal Palocco da quattro banditi che hanno cercato di sequestrare il fidanzato. Uno dei banditi ha fatto fuoco contro la giovane. I malviventi, dopo aver bloccato la vettura, hanno tentato di trascinare via il professionista, che è riuscito a fuggire a piedi, mentre Nicoletta Marchesi è rimasta nell'auto urlando. Enrico Proietti per ben due volte scampa miracolosamente agli agguati della banda. Ma la vendetta con i pesciaroli è solo rimandata. L'occasione per saldare il conto si ripresenta due mesi più tardi, in una gelida serata di dicembre. Mario Proietti, uno dei due killer di Giuseppucci, viene avvistato a Ponte Milvio, zona frequentata da ricettatori e biscazzieri. Maurizio Abatino invia un plotone d'esecuzione, ma Proietti riesce a mettersi in fuga tra le raffiche di mitra sparate all'impazzata. L'ennesimo errore. Quella che tesse Abatino è una rete fittissima, ma i pesciaroli sanno muoversi anche attraverso le maglie più spesse e qualcun altro ancora una volta paga al loro posto. Sarebbe stato assassinato per un regolamento di conti Orazio Benedetti, l'uomo ucciso ieri pomeriggio da un killer con quattro colpi di pistola in una sala corse di Roma. Dove è avvenuto l'omicidio, stamattina c'è poca gente, dentro non si entra, giornalisti e cineoperatori non sono graditi. Orazietto era un tirapiedi, se così si può dire, dei Proietti. Ha fatto una morte stupida, perché dopo che era stato ucciso Giuseppucci, all'interno di un locale, lui aveva brindato e gioito per la morte di Giuseppucci. Questa cosa è stata riportata a noi e quindi è stata aggiunta nella lista dei cattivi. Orazietto Benedetti è l'ennesima vittima di una scia di sangue che conduce ai ragazzi della Magliana.
Abatino capisce che la sua banda sta rischiando troppo. Nella caccia ai proietti, la banda ha lasciato una scia di sangue che rischia di condurre gli inquirenti fino a loro. Maurizio Abatino concede così una tregua ai pesciaroli, anche perché lo preoccupa una nuova e più subdola insidia. Nicolino Selis, giovane affiliato della Magliana, trama per scalzare Abatino dal comando, fa progetti e piani misteriosi. Per i ragazzi della banda, Selis rappresenta un problema. Un problema che non può essere più rimandato. La morte di Giuseppucci è l'occasione che sta aspettando da tempo. Diventare il capo unico della banda della Magliana. Ma per farlo deve scalzare Abatino e i due stanno per scendere in guerra. Nicolino Selis era persona che aveva avuto delle lunghe traversie carcerarie, che nel carcere aveva conosciuto molte persone, che in qualche maniera si era legato a Raffaele Cutolo, il quale lo considerava addirittura una sorta di suo luogotenente a Roma. È nel manicomio criminale di Aversa che Nicolino Selis conosce lo spietato boss della nuova camorra organizzata. Raffaele Cutolo guida un esercito di 5.000 uomini reclutati nei lunghi anni di detenzione. Per il vecchio boss, il giovane sardo diventa allievo prediletto a cui insegna a pensare in grande. Selis comincia a coltivare così il sogno di formare un'unica banda su Roma, simile alla nuova camorra organizzata. Selis era come tutti noi quando giochiamo a fare i banditi, tutti amici, ci guardavamo tutte le spalle. Poi quel momento che si fa il denaro, l'amicizia, soprattutto per certi personaggi, diventa secondaria. Selis, poi durante la detenzione, ha perso un po' il senso della misura. Forse ha cominciato a avere una presunzione che potesse essere o diventare il capo di tutto e tutti. Cioè, si facevano spese folli, un orologio 5-6 milioni dell'epoca, un chiunque dentro al carcere, sì, una volta si poteva fare, due volte, poi diventava cose che noi non avevamo mai fatto comunque. Incurante di cosa pensino i suoi compagni, Nicolino Selis si autoproclama monarca assoluto. Chiuso nel manicomio criminale di Aversa, invia i suoi pizzini, ordini su come gestire gli affari, quanto gli devono i suoi alleati e chi deve essere eliminato. Le sue parole sono chiare, prima o poi uscirà da dove è rinchiuso e allora regolerà i conti con tutti. Selis non aveva capito che ormai i suoi comandi, diciamo così, dall'interno del carcere non erano più recepiti, perché fin quando tu dici comprate la roba da quello, vabbè, per farti fare bella figura, per te che sei in carcere si può anche fare, ma se tu mi dici compratela per quella, fate entrare nella stecca, la famosa divisione, mio fratello, allora non ci siamo capiti. Se tu chiedi una stecca in più, se tu vuoi un'ulteriore agevolazione da parte degli altri carcerati, tu sei uscito fuori di testa e sei pronto per andare. Come ultimo atto aveva trattato una partita di eroina dividendola. Erano 3 chili. 2 chili a sé ed 1 chilo agli altri, e questo venne visto come momento di tradimento. Selis ha visto nella morte del negro l'occasione per prendere il timone della banda, ma non ha carisma e i suoi comportamenti sleali infastidiscono. Quando sceglie di non fare steccapara su una partita di droga, Crispino decide che deve essere punito. 3 febbraio dell'81, mentre Selis è in licenza dal manicomio giudiziario,
gli danno appuntamento in 6 alla Fiera di Roma. Lui porta come guardaspalle il cognato Antonio Leccese, poi il gruppo si divide. Leccese, che è in libertà vigilata, deve tornare in caserma per la firma. E Celis viene portato da solo ad Acilia. Nel suo territorio si sente al sicuro, ma quando arrivano, Crispino lo fredda immediatamente con un colpo alla testa. Poi viene gettato in una buca sul greto del Tevere e coperto di soda caustica per renderlo irriconoscibile. Il messaggio è chiaro per tutti: chi alza la testa verrà decapitato. Abbatino ha tirato fuori una pistola che aveva occultato dentro una scatola di cioccolatini. Io me la ricordo sempre, Abbatino è un freddo, questo è vero, lì su quel film che hanno fatto il freddo veramente. Ha preso questa cioccolatina, ha detto se lo mangiamo uno, ha messo la mano dentro, ha preso la pistola, gliel'ha puntata alla tempia di Celis. Lui invece ha questi suoi modi, no? Di sorridere nel momento in cui ti sta fottendo. I sospetti per l'omicidio di Nicolino Celis gravitano intorno a Maurizio Abbatino. Allora Crispino compie il gesto più eclatante. Il 2 marzo 1981 si presenta spontaneamente in questura e dichiara la sua estraneità ai fatti, fornendo falsi alibi e spiegazioni sufficientemente coerenti per essere lasciato libero. Maurizio Abbatino viene incredibilmente rilasciato. Ora Crispino può riprendere la guerra con i proietti e ha intenzione di farlo nella maniera più spettacolare. Il suo braccio di fuoco saranno gli affidabili Antonio Mancini e Marcellone Colafigli, fedelissimo di Franco Giuseppucci e più di ogni altro ossessionato dal desiderio di vendetta. Siccome per Colafigli soprattutto era diventato un'ossessione, perché noi dormivamo insieme nella stessa casa e capitava che la notte mi veniva a svegliare e mi diceva guarda che è apparso Franco in televisione, sarebbe Franco Giuseppucci il negro, e mi ha rimproverato come se noi stessimo dormendo, che non gli interessa, lo dobbiamo ammazzare. Era diventato una cosa, soprattutto poi se si era fatta una pippata di cocaina, non si dormiva. La sera del 16 marzo 1981 Marcello Colafigli può finalmente soddisfare le richieste di uno strano fantasma che lo tiene sveglio ogni notte. Via Don Olimpia a Roma, una strada in un quartiere borghese, un quartiere cresciuto troppo in fretta, ma dove ancora un po' tutti si conoscono. Un quartiere che sembrava al riparo dai fatti di cronaca nera. Ma anche queste strade nascondono la violenza. E ieri sera è riapparsa in via Donna Olimpia. Cercavamo proiettili con i lanternini, proprio li volevamo. E non riuscivamo a trovarli perché si nascondevano bene. Una vocina una sera ci disse dove questi si erano rifugiati. In una casa di via Donna Olimpia. L'intero quartiere ha vissuto ore di paura, di rabbia e di dolore. Uno spietato regolamento di ponti fra pregiudicati. E Colafigli disse, vabbè, ci andiamo a fare un giro dalle parti di via Donna Olimpia. Si rincontrammo. Stranamente questi li incrociamo vicino a un fioraio. Io non conoscevo. Io tant'è chiesi, ma chi so chi è? C'è quello col giubbotto blu è Tizio, quello col giubbotto dell'altro colore è Caio, cioè i due fratelli Proietti. Ore 8 di ieri sera. Maurizio e Mario Proietti rientrano nella casa dove abita il padre, con le mogli e i loro 4 figli. Ad un tratto, due banditi incappucciati escono dall'ombra, puntano le rivoltelle contro i due fratelli Proietti e cominciano a far fuoco. Io sono entrato per primo, mi sono posizionato, ho allungato le braccia e ho sparato e ho preso uno dei Proietti. Poi è entrato con la figli, si è avvicinato mentre uno dei fratelli fuggiva e ha dato i colpi di grazia.
Maurizio cade morto subito dopo i primi colpi. Sono feriti anche il fratello Mario, la moglie di quest'ultimo e la moglie di Maurizio. In quel momento passa una macchina della polizia. Gli agenti vedono i due aggressori che escono dal portone. Hanno ancora le armi in pugno e il viso incappucciato. Stavamo andando via e da dietro ci è arrivato un colpo o due che ha preso con la figlia di tre spalle. I banditi sparano contro la polizia facendosi scudo con uno dei figli dei proietti. Poi salgono le scale, raggiungono i tetti ed entrano in un appartamento. A Mancini e con la figli non resta che una via di fuga. È una corsa folle e rocambolesca. Noi ci siamo arrampicati, abbiamo fatto un po' di casino, siamo entrati dentro un appartamento, una mansarda, sfondando un vetro, siamo entrati dentro, c'era tutto apparecchiato e abbiamo rovinato anche la cena a quella famiglia. Tutto il quartiere viene isolato e l'edificio dove i due killer si sono nascosti viene setacciato palmo a palmo. Via di Donna Olimpia è invasa dai lampeggianti di volanti e ambulanze. Le telecamere giunte sul posto filmano un arresto spettacolare, quasi fossero sul set di un gangster movie. La folla tenta il linciaggio dei due killer, ma Marcellone con la figli cammina incurante di quanto sta accadendo intorno a lui. Ha un solo pensiero nella testa. Con la figlia, io mentre io speravo che quello non fosse morto, no? Quello tutto il tragitto delle scale, è morto per scelta, è morto per scelta. E dei medici di mortacci, due, speriamo che non è morto, almeno si salvavano, se no è mappia il cazzo lo qua. Sul luogo sono accorsi 30 mezzi della polizia di carabinieri, 4 autoambulanze e sull'asfalto poi un morto e 5 feriti. Il 18 marzo 1981 Monteverde si risveglia tra sangue e proiettili. La sparatoria in via di Donna Olimpia ha lasciato tutti atterriti. D'improvviso Roma non è più la città gaudente della dolce vita, ma la capitale del crimine, dominata da banditi spietati. Con la morte di Giuseppucci, la banda perde il suo riferimento e la rete di affiliati comincia a sfuggire al controllo dei suoi capi. Si riapre un'antica faida che soltanto il Negro era stato capace di ricucire, quella tra i Maglianesi di Crispino e i Testaccini di De Pedis. Saranno proprio loro a mettere in crisi l'alleanza. Omicidi, droga, estorsioni, tutto questo ha un nome che viene da lontano, Banda della Magliana, l'organizzazione criminale che domina Roma e si è divisa traffici e quartieri. Qui a Testaccio comanda Enrico De Pedis, detto Renatino, insieme al suo amico Danilo Abbruciati, conosciuto come il Camaleonte. Abbruciati è un cane sciolto, un ex pugile. Da giovane ha combattuto cercando di inseguire le orme del padre Otello, campione dei pesi piuma. Poi, una volta lasciata la palestra, ha scalato i vertici della mala. Prima si è unito al clan dei Marsigliesi e poi alla banda dei suoi amici Abbatino e Giuseppucci. E adesso pretende il suo spazio.
Abbruciati era un vecchio, tra virgolette, naturalmente malavitoso, e che più che altro per ragioni di sopravvivenza in quella che era la nuova situazione di cui dovette prendere atto, in qualche misura dovette rapportarsi con la banda della Magliana. Potrebbe parlare nel suo caso di una sorta di concorso esterno, nel senso che mantenne sempre la sua piena autonomia rispetto all'organizzazione, servendosene quando questo poteva essergli utile o necessario. La mia vita è un'autostrada, sì, perché per mal che vada io non faccio marcia indietro mai. Il Camaleonte si serve spesso della banda per i propri traffici. Dal suo canto, agli uomini di Giuseppucci e Abbatino porta in dote una lunga esperienza criminale e una giovane e abile spacciatrice, la sua compagna, Fabiola Moretti. Ero io che ero innamorata, ero una ragazzina, diciamo che l'ho scelto io, l'ho tormentato io, l'ho voluto io e ancora me lo rimpiango, perché secondo me Abbruciati è inclonabile. Avevamo un rapporto tempestoso, anche perché io sono una persona ingestibile, lo ero prima, lo ero adesso, morirò ingestibile, quindi... Agli inizi dell'80 il tempestoso Danilo Abbruciati controlla il traffico di droga nella zona di Testaccio, un quartiere di Roma adagiato sulle sponde del Tevere. Dalla cosca siciliana di Cosa Nostra arriva l'eroina. Il principale fornitore della banda della Magliana è il boss Stefano Bontate, che agisce sulla capitale attraverso il suo luogotenente Pippo Calò, conosciuto come il cassiere della mafia. A lui spetta riciclare il denaro sporco in attività lecite. È lui il tramite con la mafia dei colletti bianchi. Il gruppo dei testaccini, assecondando quello che era lo spirito affaristico dei propri componenti, aveva stretto legami con Cosa Nostra e segnatamente con Pippo Calò. Gli affari tra il gruppo romano e Cosa Nostra proseguono indisturbati fino al 1981. Il 23 aprile a Palermo viene ucciso Stefano Bontate, vittima della seconda sanguinosa guerra di mafia che vede l'ascesa dello spietatissimo boss Totò Riina. Quella che si consuma in Sicilia è una vera e propria mattanza. A centinaia cadono sotto la falce dei corleonesi, ma è anche un attacco allo Stato, che culmina nell'omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, inviato come prefetto a Palermo per contrastare Cosa Nostra. Pippo Calò, uomo di Stefano Bontate, si allea ai corleonesi e a salva la vita. Le cupe trame siciliane ora si addensano sul cielo di Roma. A Roma la banda della Magliana si divise in due gruppi, quello dei testaccini che si aggregarono di fatto a Pippo Calò, con il quale entrarono in rapporti anche di affari molto intensi, e quello invece primigenio della Magliana, che restò duro e puro e proseguì nei suoi rapporti inizialmente con Stefano Bontate, almeno fino a che questi non venne ucciso. Mentre il gruppo della Magliana, guidato da Abbatino, resta ancorato allo spaccio di stupefacenti, Danilo Abbruciati e gli uomini di Testaccio saldano l'alleanza con Calò ed entrano in affari molto più redditizi. Abbruciati, il camaleonte, riesce a mimetizzarsi alla perfezione nel giro della mafia dei colletti bianchi. Lui aveva una villa in Sardegna e siccome lui non piaceva questo mio modo di mangiarmi il denaro, ci teneva che io mi mettessi da parte qualcosa, mi disse, senti, dalle prossime stecche, cioè divisioni, bottini,
io mi ritiro una parte e te l'investo in Sardegna, dove c'ho la villa io, che è circondata dalla villa di questo personaggio, tutti i personaggi altolocati, no? Ambasciatori, presidente di questo, presidente di quell'altro. E io dice, questa estate ci andiamo insieme e te la faccio vedere. E la frase, la risposta che mi ha dato lui mi ha fatto passare tutta la vergogna. Mi ha detto, ma vai a fare in culo, tu ce l'hai a vista, quelli ce l'hanno sotto pelli i tatuaggi. Cioè quelli, i costruttori, i magnati, così, sotto pelle. Come a dire, noi siamo delinquenti a vista, quelli lo sono camuffati, mimetizzati, per meglio dire. Poi non so, all'epoca dare soldi a usura non era un reato come è diventato adesso, era una cosa molto soft, infatti Danilo usciva abbastanza presto, insomma. Quindi per me andava bene così, poi io non mi creavo troppe domande. A me qualsiasi cosa avesse fatto andava bene, Non è che i miei fini erano diversi, non è che mi potevo creare il problema col senno del poi, ma all'epoca era così. La scalata di Abruciati è inarrestabile. Le sue nuove amicizie contano faccendieri, palazzinari e criminali in doppio petto. Come Domenico Balducci, usuraio già in affari con Pippo Calò. Memmo, come tutti lo chiamano, ha un negozio di elettrodomestici a Campo dei Fiori, piazza nel cuore della capitale. Un eloquente cartello è appeso fuori dal suo negozio. Qui si vendono soldi. Balducci è quello che in gergo i romani chiamano cravattaro, uno strozzino. L'usura e gli affari con la mafia dei colletti bianchi lo hanno arricchito e i soldi gli hanno dato alla testa. È così che Memmo Balducci commette un imperdonabile errore: trattenere per sé una quota di denaro da un versamento di Pippo Calò. Un gesto che il siciliano non gradisce. È la sera del 16 ottobre 1981. Domenico Balducci rientra a casa, nella sua lussuosa villa all'Aventino. Dal buio spuntano tre uomini armati. Balducci cade a terra, ucciso da 5 colpi di pistola. Secondo i pentiti, i sicari del cravattaro sono Danilo Abruciati e il suo fedele compagno di testaccio, Enrico De Pedis. I ragazzi della Magliana, gli uomini di Abatino, erano invece all'oscuro di tutto. Anche questo venne visto come un favore fatto a Cosa Nostra, quindi come ad uno sviamento da quelli che erano gli scopi sociali, se così li possiamo chiamare, della banda della Magliana, e quindi una sorta di asservimento o di pericoloso collateralismo a Cosa Nostra. Danilo Abruciati ha siglato con il sangue di Domenico Balducci la preziosa alleanza con Pippo Calò, il cassiere della mafia. Le sue mire criminali sono altre, oltre il confine romano e l'orizzonte degli alleati della Magliana. E questo ad Abatino e ai suoi uomini non piace affatto. C'era il sospetto, l'odio, il rancore, perché questi stavano prendendo una strada che non era quella che tutti insieme avevano deciso dovesse essere la strada dell'organizzazione. E chiaramente questa tendenza alla frantumazione, una volta che si attenua
lo spirito di vendetta che rappresentava l'unità finisce per prevalere su quella forza centripeta rappresentata dal ricordo di Giuseppe Pucci, e di qui lo scatenarsi di una guerra all'interno dell'organizzazione. L'ascesa dei Testaccini mette in crisi la banda. I legami di Abruciati con Cosa Nostra suscitano dubbi e rancori. Renatino e Camaleonte, si dice, hanno dimenticato gli amici. Poi accade l'imprevisto. La polizia scopre l'arsenale della banda al Ministero della Sanità e il custode Biagio Alesse chiama in causa proprio Abruciati e Abbatini. Un deposito di armi e munizioni è stato scoperto dalla polizia a Roma, nell'abitazione di un custode del Ministero della Sanità, in viale List all'Euro. Il deposito di armi, munitissimo, sarebbe stato impiantato 2 anni fa da esponenti della malavita comune. L'arsenale era custodito da Biagio Alesse, il portiere dello stabile, un personaggio assolutamente al di sopra di ogni sospetto. Presto si scopre che le armi ritrovate nel deposito sono state utilizzate in diversi delitti. Ci sono persino dei fumogeni dello stesso lotto servito ai brigatisti per coprirsi la fuga dopo l'omicidio del colonnello dei carabinieri Antonio Varisco nel 1979. Ora chi indaga comincia a capire di non avere davanti la solita banda di delinquenti, per quanto organizzati, ma un incrocio inedito tra mafia, criminalità e terrorismo. Soltanto che nessuno è ancora in grado di mettere insieme tutte le tessere del mosaico. Così, quando il custode del ministero ritratta, grazie alle complicità con giudici e poliziotti, i boss evitano il carcere. Intanto Renatino De Pedis prosegue la sua scalata, è l'unico della banda a reinvestire i soldi sporchi in attività legali. Compra ristoranti, case, azioni, quote di società e stringe amicizie influenti. Ormai lui e Abruciati non sono più dei semplici gangster e intrecciano rapporti con altri poteri che spesso chiedono loro dei favori. Il gruppo di Testaccio era già con una mentalità un po' più imprenditoriale. E quelli che invece, diciamo, si contrapponevano a loro è Abbatino, è quello che il gruppo che si era creato lui, sta ancora un po' col commercio dello stupefacente e basta. Agli inizi degli anni Ottanta, uno scandalo senza precedenti scuote le coscienze degli italiani. A Castiglion Fibocchi, in una lussuosa villa in provincia di Arezzo, la Guardia di Finanza trova un foglio di carta destinato a cambiare la storia della Repubblica Italiana. Un mistero rimasto chiuso per anni nella cassaforte dell'imprenditore e faccendiere Licio Gelli. Una lista di nomi altisonanti, ministri, militari, giornalisti, imprenditori, tutti uniti sotto il nome della loggia massonica P2, di cui Licio Gelli è il gran maestro venerabile. Una loggia massonica che rappresentava un crogiolo maleodorante di interessi politici, economici, finanziari e criminali, che aveva come obiettivo quello di condizionare in maniera occulta il potere costituito. Dopo pochi giorni, Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, viene arrestato e processato. Nella lista della P2 c'è anche il suo nome. È un'accusa grave. Calvi, attraverso la sua banca, avrebbe appoggiato le attività economiche della loggia massonica di Licio Gelli. Un groviglio di denaro riciclato e di interessi privati, nascosto in società fantasma estere che coinvolge anche Cosa Nostra e istituti insospettabili come lo IOR, l'Istituto di Opere Religiose, con sede nella Città del Vaticano. Un mistero ancora fitto che consegnerà Roberto Calvi alla storia con il nome di banchiere di Dio.
Quello che è stato dimostrato, perlomeno quello che una sentenza della Corte di Assise ha accertato, è che Roberto Calcio e il Banco Ambrosiano furono veicolo di attività di riciclaggio immesso da soggetti appartenenti all'organizzazione Cosa Nostra. È una triste storia italiana di cui anche Danilo Abruciati, il boss di Testaccio, sarà protagonista. A coinvolgerlo in questo pericoloso groviglio è Pippo Calò, il cassiere di Cosa Nostra con cui Abruciati è in affari da tempo. Calò ha molti interessi su Roma, ma uno sembra preoccuparlo più di tutti: recuperare le ingenti somme che la mafia ha perso negli investimenti di Roberto Calvi, il presidente del Banco Ambrosiano. Roberto Calvi, divenuto non più affidabile perché si temeva che potesse parlare e accusare i soggetti coinvolti nelle attività illecite che egli aveva posto in essere in concorso con altri personaggi. Una persona che doveva essere punita e che si era impadronita o comunque non aveva restituito molta parte del denaro di provenienza illecita che egli aveva contribuito a riciclare. Roberto Calvi viene rimesso in libertà provvisoria e riassume la presidenza del Banco Ambrosiano. Ma la sua situazione continua ad essere disperata. Entra così in contatto con l'uomo delle soluzioni, il carismatico Flavio Carboni, un mediatore faccendiere amico di alti prelati e politici, ma anche di Pippo Calò e Danilo Abruciati. Flavio Carboni è un personaggio che dagli inizi degli anni Ottanta si presenta come un finanziere d'assalto, un faccendiere, secondo la terminologia usata ormai da vari decenni, cioè un personaggio che è alla ricerca di denaro di altri che investe in affari lucrosi. In questa attività è riuscito più volte ad avere denaro anche da parte della criminalità organizzata, da varie fonti di criminalità organizzata. Flavio Carboni conquista la fiducia di Calvi e lo convince a farsi concedere un forte prestito dal Banco Ambrosiano. Carboni promette che con quella somma potrà aiutare il banchiere di Dio ad uscire dalla situazione disperata in cui si trova. Ma su questo prestito Roberto Rosone, il vicepresidente del banco, non è d'accordo. Era l'uomo attraverso il quale Calvi, che in quel momento era una sorta di anatra zoppa, perché non in grado, essendo stato privato del passaporto, di esplicare appieno le sue funzioni di presidente del Banco Ambrosiano, si serviva per gestire e dirigere il banco. Roberto Rosone è un uomo di saldi principi. È entrato nel banco da semplice impiegato fino a diventarne vicepresidente. Capisce che Calvi è in seria difficoltà e rischia di trascinare l'intero istituto in quel baratro. Così critica apertamente l'intera operazione. E secondo qualcuno, Rosone merita di essere punito. È a questo punto che le vicende del Banco Ambrosiano entrano in misterioso contatto con la banda romana. Tommaso Buscetta, pochi giorni prima che venisse commesso questo attentato, si trovava nell'abitazione romana di Pippo Calò, che all'epoca era latitante, e presente vi era proprio Danilo Abruciati. Il 26 aprile 1982. Danilo Abruciati è nello scompartimento di un treno diretto a Milano. Ancora una volta il pugile solitario è chiamato a una missione decisiva, un compito che lo porta via da Roma alla conquista di nuovi territori.
27 aprile del 1982, di fronte all'abitazione di Rosone, due persone, uno in motocicletta e uno a piedi poco distante, attendevano che Roberto Rosone, direttore generale del Banco Ambrosiano, uscisse di casa per recarsi nell'istituto di credito dove lavorava. Milano, via Oldofredi, in pieno centro. Sono passate da poco le 8 quando Roberto Rosone esce dal suo appartamento per raggiungere l'ufficio. Appena uscito di casa, Roberto Rosone è un uomo, poi è Danilo Abruciati, con una pistola gli si avvicinò, cercò di sparare, non funzionò l'arma, poi riprovò e riuscì a colpire Roberto Rosone che cadde a terra. Roberto Rosone è gambizzato. Danilo Abruciati ha compiuto la sua missione, ma commette un errore imperdonabile, voltare le spalle alla sua vittima e ai suoi angeli custodi. C'erano delle persone presenti, una guardia giurata. E dopo aver sparato, Danilo Abruciati scappò con la persona che conduceva una motocicletta e fu attinto dagli spari e Danilo Abruciati morì. Quale era, ci si chiede, l'interesse di Danilo Abruciati a colpire Roberto Rosone per conto di chi ha sparato il killer ucciso poi dalla guardia giurata? Quasi completamente escluso il movente politico, restano aperte tutte le altre ipotesi. Una serie di perquisizioni sono state intanto effettuate a Roma nel tentativo di identificare il complice di Abruciati. Nei vestiti di Abruciati viene trovato un biglietto con un numero di telefono che conduce gli investigatori ad un altro boss della banda, Ernesto Diotallevi, il quale è in contatto con Pippo Calò, cassiere di Cosa Nostra, che a sua volta è in affari con Paul Marcinkus, il Dominus dello IOR, la banca vaticana. Diotallevi avrà anche un ruolo nella tragica fuga del presidente del Banco Ambrosiano, il piduista Roberto Calvi, poi suicidato, come si dice, sotto il ponte dei Frati Neri a Londra. Soltanto pochi mesi fa la magistratura ha sequestrato il tesoro di Diotallevi in beni per quasi 25 milioni di euro. E ora due domande. Perché dopo il sequestro dell'arsenale della banda Abruciati non è stato arrestato, visto che c'era un mandato anche per lui? E chi e perché lo ha ingaggiato per uccidere il vice di Roberto Calvi? Creata da delinquenti di periferia, la banda della Magliana si è trasformata in una holding che viene ingaggiata per compiere delitti su commissione. Una specie di service criminale al servizio dei poteri occulti, i cui mandanti ancora oggi non sono stati scoperti. A un certo punto si comincia a parlare della banda della Magliana nel caso del sequestro di Aldo Moro, nell'omicidio di Pecorelli, nel tentato omicidio di Rosone, ma lì rimane ucciso Abruciati, quindi c'è la prova provata. Cioè, è vero che loro entrano in qualche modo dentro questi episodi oscuri della storia del paese? Sicuramente ci sono due episodi dove c'è la prova che loro ci sono entrati, perché l'omicidio
il tentato omicidio Rosone, dove poi muore Abbruciati, che doveva sparare al vicepresidente del Banco Ambrosiano a Milano, è la dimostrazione che c'è questo interesse. Sì, perché insomma dietro Rosone c'è il crack dell'Ambrosiano, la morte di Calvi, la quindi P2, la sostanzialmente. Secondo Abbatino, il fallito omicidio del banchiere Rosone, tentato da Abbruciati a Milano, è l'ennesimo tradimento di chi ha voluto trascinare il gruppo verso territori troppo pericolosi senza condividere le scelte con gli altri e ora vuole regolare i conti. Morto Abbruciati, sul campo resta l'altro boss dei testaccini, Renatino, il più furbo e ambizioso di tutti. De Pedis è una spanna sugli altri. Non beve, non fuma, non tira la coca che smercia sulle piazze, veste firmato ed ha uno spiccato senso per gli affari che ha coltivato con l'ex usuraio Enrico Nicoletti, investendo in opere d'arte e immobili. Per ottenere ciò che vuole, De Pedis ha stretto rapporti con gli ambienti più influenti della città, che però portano ancora una volta il nome della Magliana dentro i misteri insoluti degli anni Ottanta. La banda è composta da maglianesi e testaccini, no? Provenienti, diciamo, dalla zona della Magliana e provenienti dal quartiere di Testaccio. A Testaccio c'è Enrico De Pedis, che sta, diciamo, un po' sopra gli altri, sia dal punto di vista dell'intelligenza, sia dal punto di vista degli obiettivi, tant'è che lui fa il salto di qualità, cioè non trasforma la parte della banda che lui comanda in una specie di service criminale al servizio dei poteri occulti del paese. Sì, ci sono i maglianesi originari, diciamo così, che sono appunto Giuseppucci, Abbatino, con la figlia e altri, che mantengono più un'anima, se vogliamo, popolare o comunque sia legata ai vecchi traffici. E poi ci sono i testaccini, con De Pedis e Abbruciati principalmente, che cominciano anche a rendersi conto che proprio attraverso i rapporti che si instaurano, anche grazie al traffico di droga, è possibile entrare in contatto con un mondo appunto più sofisticato, il mondo dei servizi segreti, il mondo dei banchieri, il mondo... La finanza sporca che ha bisogno anche di qualche soluzione di basso livello di criminale per risolvere un problema, no? E verranno rimproverati dai maglianesi originali di essersi venduti al potere, ma soprattutto di aver messo la banda al servizio di interessi che non sono propri della banda. Rompendo quel vincolo di omertà e solidarietà che era, diciamo, l'aspetto fondante su cui la banda della Magliana si era creata. Voi vi fate gli affari vostri senza avvisarci, anche per semplici motivi, diciamo, precauzionali, perché io so che se tu devi andare a fare un delitto e tu sei amico mio, e poi dopo verranno a cercare anche me se scoprono che sei coinvolto tu, io mi devo creare un alibi, devo essere avvisato per cercare di rimanerne fuori, se voglio rimanerne fuori, o comunque per comportarmi di conseguenza sapendo che deve succedere qualcosa. Nei primi anni Ottanta Renato De Pedis coltiva le amicizie giuste per reinvestire il denaro sporco in attività lecite. Negozi, imprese edili, locali. De Pedis ora è un bandito dal volto pulito, un imprenditore rampante. Cavalca un sogno che è di molti nell'Italia degli yuppie e della rinascita economica. Con
Così oggi, nel bene o nel male, al di là di ogni pronostico di durata, sorge all'orizzonte politico-culturale del nostro paese questa prima presidenza di un socialista. Un fatto nuovo che si incarna in un personaggio, anzi, in una personalità, il segretario del Partito Socialista Italiano, Bettino Craxi. Il motore della ripresa italiana è nelle idee di una nuova classe politica e del suo uomo simbolo, il leader del Partito Socialista Italiano, Bettino Craxi. La sua ascesa spezza il lungo corso del monopolio democristiano, introduce una politica più mirata allo sviluppo finanziario del paese. Come il rovescio della medaglia, maturano le condizioni per lo sviluppo della mafia dei colletti bianchi. Connivenze tra imprenditori, politici e faccendieri diventano prassi comune. L'abilità di Enrico De Pedis è cavalcare anche quest'onda e in poco tempo riesce a sedere al tavolo di finanzieri, politici e alti prelati. I rapporti di De Pedis con il mondo ecclesiale probabilmente iniziano proprio dalle sue detenzioni. Sono le sue detenzioni che lo mettono in contatto con personaggi del mondo ecclesiale e lui riesce a gestire questi rapporti e a trovarne frutto. I rapporti che ha con alcuni esponenti religiosi, anche di un certo rilievo, appaiono del tutto sproporzionati al ruolo e alla figura pubblica di De Pedis, che è un personaggio, un pregiudicato o comunque un personaggio coinvolto in varie vicende giudiziarie piuttosto gravi. I rapporti tra Renatino De Pedis e le più alte sfere del Vaticano sono ancora oggi al centro delle indagini degli inquirenti. Rappresentano un groviglio complesso alla base di uno dei più oscuri misteri della nostra nazione, la scomparsa di Emanuela Orlandi. È il 22 giugno 1983. Emanuela Orlandi, 15 anni, figlia di un commesso della Prefettura del Vaticano, scompare nel nulla. Dopo la sua lezione alla scuola di musica in piazza Santa Pollinare, non fa più ritorno a casa. Emanuela Orlandi è scomparsa il 22 giugno, tra l'altro di lei c'è quella fotografia, quel manifesto con una fascetta qui perché era stata alla festa, perché la Roma aveva vinto lo scudetto che era la sua squadra del cuore, quella era l'ultima fotografia. All'inizio non si capì bene che cosa era successo, tant'è vero che quando i familiari andarono a denunciare la scomparsa dissero al commissariato: non vi preoccupate, sarà andata per conto suo da qualche parte. Loro erano molto preoccupati perché sapevano che la ragazza non si sarebbe mai allontanata senza avvertirli. Solo dopo passarono i giorni, passarono i mesi e diventò un intrigo addirittura internazionale, con tantissimi appelli del Papa. Giovanni Paolo II fece più appelli per la liberazione di Emanuela Orlandi, cosa che non è successa per nessun'altra persona rapita. Le ricerche della ragazza partono immediatamente, si affacciano i primi testimoni. L'ultimo ad averla vista è un vigile urbano. Ha notato Emanuela Orlandi salire su una BMW scura. Ma la ragazza non è sola, è in compagnia di un uomo. Che cosa è successo? Che Sambuco fece un identikit di questa persona che si era avvicinata a Emanuela Orlandi, un identikit che è rimasto nel segreto, nei cassetti per tantissimi anni. Noi di chi l'ha visto siamo riusciti poi a tirarlo fuori. C'è una strana, una singolare somiglianza con Enrico De Pedis. Non risulta essere stato fatto un identikit e essere stato riconosciuto questo identikit come appartenente a De Pedis all'indomani della scomparsa di Emanuela Orlandi. È qualcosa che, diciamo, è un detto che non ha riscontri probatori. La scomparsa di Emanuela Orlandi è un mistero talmente fitto da far dubitare di qualunque certezza.
Ancora oggi, dopo anni di indagini, non è possibile conoscere la verità. Ma all'inizio del terzo millennio un nuovo indizio sembra riaprire il caso. Parte dei banditi della banda della Magliana. Nel 2005 De Pedis è morto da 15 anni e il programma Chi l'ha visto sta ripercorrendo la storia della scomparsa di Emanuela, quando ai centralini della redazione arriva una telefonata anonima. Riguardo al fatto di Emanuela Orlandi, per trovare la soluzione del caso, andate a vedere chi è sepolto nella cripta della Basilica di Santa Apollinare e del favore che Renatino fece al Cardinal Poletti all'epoca. Nella Basilica Sant'Apollinare vi è una cripta, dentro la cripta è sepolto in una minuscola apparente cappella costituita ad hoc il De Pedis, e questo costituisce un fatto storico incredibile, inspiegabile, perché non vi sono altre sepolture recenti nella Basilica. La Basilica era un luogo di sepoltura in tempo, nel tempo diciamo rinascimentale, ma non certo in epoca moderna. E quindi si è scatenata un pochino la caccia, il perché il De Pedis abbia potuto essere sepolto in quella basilica. L'inchiesta sul rapimento della Orlandi è di nuovo aperta e la strada da seguire sembra definita anche dalle rivelazioni dell'ex compagna di De Pedis, Sabrina Minardi. E quindi dove fu portata la ragazza? A Vignadelli. A Monteverde? Sì. Nei sotterranei che hai fatto ritrovare tu? Sì, è venuta Marcinco una volta, io ho sentito delle grida, Renato mi ha fatto cenno di stare zitta e di farmi i fatti miei e io non sono entrata. E poi, quando hai rivisto Emanuela? Al Gianicolo, quando l'ho portata da quel sacerdote lì al benzinaio del Vaticano. Se risultasse al termine delle investigazioni vera l'accusa mossa da Sabrina Minardi a De Pedis di aver partecipato, anche diretto, il sequestro e forse l'omicidio di Emanuela Orlandi, rimarrebbe aperto il capitolo dei moventi. Il capitolo dei moventi è un capitolo misterioso, se ne sono affacciati tanti, uno più misterioso dell'altro, tutti direi piuttosto inquietanti. Le indagini sono ancora in corso e nulla può spiegare in modo certo e definitivo la misteriosa scomparsa di Emanuela, avvenuta ormai quasi 30 anni fa. Nell'estate del 1983 la banda della Magliana torna alla ribalta in uno degli episodi più oscuri degli ultimi decenni, la scomparsa di Emanuela Orlandi. E al centro di quel mistero c'è ancora una volta lui, Renatino De Pedis. Secondo i servizi segreti dell'epoca, De Pedis viene ingaggiato da una potente organizzazione criminale, forse l'Ndrangheta, per gestire un ricatto al Vaticano sulla pelle della quindicenne il cui destino è ancora oggi ignoto. Al centro del ricatto una montagna di denaro, affidata allo IOR, gestito da Monsignor Marcinkus, per essere riciclata e poi sparita nel crack da 1.200 miliardi di lire del Banco Ambrosiano di Roberto Calvi. Vero o falso, sta di fatto che nel 90 Renatino viene sepolto qui, nella Basilica di Sant'Apollinare, grazie a una dispensa firmata dall'allora presidente della Conferenza Episcopale, il potente cardinale Ugo Poletti.
È lo stesso complesso dal quale era sparita Emanuela. E che cos'è questo? Un omaggio di fine vita per un servizio speciale reso alla Banca del Vaticano? C'è il caso di Emanuela Orlandi, dove di nuovo, dopo la storia di De Pedis sepolto nella Basilica di Santa Apollinare, nello stesso complesso da cui scompare Emanuela, che frequentava Emanuela, sì, e quando va via da lì scompare, ecco, quello, su quella storia poi altri pentiti hanno raccontato di soldi investiti nello IOR e di un sequestro organizzato per costringere lo IOR a restituire soldi che erano spariti. Quindi ci sono intrecci di questo tipo. Ma soprattutto questo coinvolgimento provoca quella frizione tra Testaccini e il resto della banda, che poi significherà ulteriori screzi. Quello che è certo è che nell'83 De Pedis può contare su una rete di relazioni segrete e importanti. Sono complici e amici potenti che lo aiuteranno quando scatta la prima operazione di polizia e per i boss si aprono le porte del carcere. Buonasera. Con il voto di fiducia si è chiusa la lunga maratona parlamentare per l'approvazione dei decreti contro il terrorismo. Votanti 572, astenuti 8, maggioranza 287. Hanno risposto sì 522, hanno risposto no 50. La Camera approva. Il Parlamento vota l'approvazione del decreto sui pentiti, un provvedimento che prova a porre un freno alle organizzazioni terroristiche. Il giro di vite di polizia e forze dell'ordine può stringersi anche attorno a quelli della Magliana. Il lavoro instancabile di magistrati e investigatori si avvicina pericolosamente agli uomini della Magliana. La banda rischia di essere sgominata in un solo colpo. La magistratura si rende conto di avere un'arma senza precedenti contro le organizzazioni criminali, i pentiti. Un'arma da puntare anche contro la banda della Magliana. È l'alba del 15 dicembre 1983, il giorno dell'operazione Lucioli. Sono 64 le persone arrestate questa notte a Roma in una vasta operazione contro le bande della droga. E tutte sono finite in carcere con accuse molto pesanti. Associazione per delinquere, omicidio, traffico di stupefacenti. Tutti i boss della banda della Magliana sono svegliati da pugni sui portoni di casa, voci che intimano di aprire e di arrendersi. In piena notte gli agenti hanno bussato alle porte di molti appartamenti sospetti. Era l'epilogo di 2 anni di indagini sui nuovi vertici della malavita organizzata. ...250 agenti di polizia passano al setaccio la capitale. L'operazione è scattata alle 4.30 in punto... ...e a condurla sono state la squadra mobile... ...e la sezione narcotici della Criminal Pol. Una settantina di auto della polizia hanno letteralmente passato al setaccio... ...le zone calde della città e del litorale. 64 ordini di custodia cautelare... ...rinchiudono l'intera organizzazione dietro le sbarre... Da Maurizio Abatino a Enrico De Pedis, dai capi alle seconde linee, ai fiancheggiatori. La banda della Magliana ha subito un colpo durissimo, un colpo senza preavviso. Rondini, malinconia de sole. I capi di imputazione sono tanti e dei più gravi. Associazione a delinquere, sequestro di persona, pluriomicidio, traffico di stupefacenti. Nell'aria le parole, ma so quelle parole. Negli anni la banda della Magliana ha sempre potuto contare su una giustizia compiacente. Stringere amicizie nei corridoi dei tribunali non è mai stato un problema.
e zitte non parlare. Ma questa volta i ragazzi della banda hanno sottovalutato un imprevisto. Fulvio Luccioli, il sorcio, uno di loro, un uomo che negli anni diventerà un prezioso collaboratore di giustizia, testimonierà anche nel processo sulla strage di Bologna. Dunque lei è Luccioli Fulvio, nato a Roma il 26 aprile 1954. Sì. È residente a Roma? Sì. Per capire cosa sia successo in quella gelida alba di dicembre, bisogna tornare a due mesi prima, esattamente alla mattina del 15 ottobre 1983. Fulvio Luccioli, il sorcio, uno spacciatore legato alla banda della Magliana, è a colloquio con un pubblico ministero e un commissario della narcotici. Luccioli era un uomo di Selis. La morte di Selis espose o fece comprendere ai suoi uomini di essere esposti ad un altissimo rischio. Luccioli sapeva che la sua sorte era segnata, per cui fece la scelta utilitaristica che gli si prospettò, quella cioè di denunciare coloro da cui poteva venirgli la morte. Di qui le sue dichiarazioni. Spaventato, pentito, comunque fuori di sé, il sorcio inizia una confessione fiume che lascia increduli gli inquirenti. Fulvio Luccioli parla di estorsioni, sequestri di persona, omicidi mai risolti, traccia le linee di un unico disegno criminale, un'organizzazione che regna indisturbata su Roma grazie all'appoggio di politici, mafiosi e potenti. Ci chiudemmo per tanti mesi col giudice istruttore a Paliano a sentire le dichiarazioni di Luccioli. Quella è stata la chiave di volta e il momento, secondo me, definitivo della vecchia Magliana. Per gli inquirenti ora è tutto chiaro. Di colpo si accorgono dell'esistenza della banda della Magliana. I capi d'accusa sono tanti e il processo sarà lungo. I sogni di Abatino, le ambizioni di De Pedis, le ricchezze dei ragazzi di Borgata divenuti potenti boss, tutto finisce, spazzato via di colpo. Un rastrellamento senza precedenti nel cuore della capitale. Le rivelazioni di Luccioli potrebbero chiudere per sempre la saga della banda. I suoi verbali sono pieni di dettagli su omicidi, partite di droga, rapporti con terroristi, prelati, massoni, complici eccellenti e insospettabili. Eppure la fine della banda sembra lontana, perché il suo potere di controllo e di ricatto è così forte che riesce a corrompere giudici e poliziotti, periti e medici, che firmano montagne di certificati per spedirli fuori dal carcere verso cliniche e ospedali, oppure semplicemente per allontanare un verdetto. E poi ci sono quei rapporti mai chiariti con i poteri occulti del paese. Tutto questo fa parte di una metodologia di una banda organizzata a quel punto, che c'ha la quota per pagare gli avvocati, c'ha le cose da parte per pagare poi le famiglie anche dei detenuti. Corrompere. E poi per corrompere, perché poi per cercare di uscire di galera e per cercare di evitare i guai giudiziari bisogna anche a volte pagare, quindi si paga il funzionario del tribunale, si paga il cancelliere, si paga il poliziotto, si paga il carabiniere per cercare di avere informazioni prima, per essere avvisati. I pentiti hanno raccontato anche che c'erano cassette di frutta, servizi da scrittoio per i magistrati, o perlomeno per il cancelliere che diceva che serviva al magistrato. Certo. Poi in questo milieu, diciamo, è sempre difficile distinguere dove c'è la millanteria e dove c'è la realtà dei fatti. Però di fatto poi questo gruppo di persone riesce per un lungo periodo di tempo a scampare anche alla reazione giudiziaria in un momento in cui a Roma
fanno parecchi danni. Carcere duro per i maglianesi che hanno perso il supporto dall'esterno dopo che De Pedis si è sganciato dall'arresto della banda. E così nelle celle riaffiorano antiche rivalità. Durante le prime udienze in tribunale, gli imputati entrano sfilando compatti, dando un segno di sicurezza e di sfida a chi li vuole rinchiudere in galera. In realtà, dietro quella sfrontatezza nascondono sospetti, rancori e gelosie. Ognuno sta cercando di aggiustare il suo processo. Il primo a farlo è incredibilmente Maurizio Abatino, lo spietato boss del quartiere Magliana. È stato il faro della banda nei momenti peggiori, ma ora è pronto a tutto pur di uscire dal carcere. Ai compagni spiega però che è l'unico modo per garantire la salvezza di tutti. Solo che tanti erano accecati, è ovvio, inizialmente erano accecati dalla filosofia che lui sarebbe uscito e comunque avrebbe poi pensato a tutti, cosa non vera, ma non vera già nelle intenzioni. Negli anni Abatino ha imparato un modo per sottrarsi al carcere, usare il proprio corpo come cavia. Si è iniettato sangue infetto, si è sottoposto a biopsie, gastroscopie e operazioni di ogni tipo, tutto per essere trasferito in case di cura. Questa volta i medici che ha corrotto gli procurano false prove. Con uno scambio di vetrini, Crispino ottiene una finta diagnosi. Tumore allo stadio terminale. Ma ad Abatino non basta. La messa in scena deve essere ancora più credibile. E trova il modo per disertare udienze e interrogatori. Vale qualche udienza presenziò in barella, perciò fu portato a venire in ambulanza. Diciamo, non vorrei sbagliarmi, però aprile 86, così. Comunque prima della sentenza lui era già ricoverato in clinica. Non ricordo se fosse piantonato o come, però insomma stava fuori. La sua strategica farsa lo porta ad essere ricoverato a Villaggina. Inizia per Crispino un lento e inesorabile allontanamento dalla banda. Ai compagni non piace il modo in cui si sottrae alle responsabilità di un capo. Presto il ricovero di Crispino non sarà più sufficiente per tenerlo lontano dalla vendetta degli uomini della Magliana. I giovani banditi abbandonati dal loro capo storico si rivolgono a Renatino De Pedis, l'unico ad avere le carte giuste per deviare il corso della giustizia. Ma non tutti si fidano di lui. Edoardo Toscano, detto l'operaietto, è stato uno dei sicari più affidabili e spietati della banda della Magliana. In pieno giorno, di fronte a decine di testimoni, ha ucciso con freddezza Sergio Carrozzi e Orazio Benedetti. L'operaietto rischia l'ergastolo e accusa De Pedis di non aver fatto abbastanza per trovare gli avvocati giusti. Una mattina, sul pullman che ci portava nelle aule, il pullman dei carabinieri, eravamo in gabbia, io con la figlia e Giorgio Paradiso, che con la figlia doveva stare sempre con me comunque. Mi mostrò un laccio delle scarpe, dei lacci delle scarpe, e mi disse che quella mattina avrebbe strozzato De Pedis. Dico, ma che cazzo stai a dire? Dice sì, perché questo sta facendo troppo prodomo sua. Qui quello che ci arriva non è soddisfacente. Che chi più aveva a disposizione un qualcosa che potesse alleviare
sia una condanna che uno stato detentivo, doveva essere messa a disposizione, forse a De Biasio veniva imputato questo. Io mi avvicinai e mi disse: ma che è successo? Dico: no, non è contento perché hai messo sto merda l'avvocato, no? Con tutto il rispetto per l'avvocato, magari non ci capivamo niente noi, però per noi non andava. E lui rispose una frase che aggravò ancora di più la situazione: ma mica conta quello che dice qui, io il processo già ho vinto al tribunale. Non appena gli ho detto questa frase a Toscani si è scatenato l'inferno. Sto figlio della mignotta, se l'è preparato solo per lui, noi in galera, lui si è corridoi. Le accuse reciproche vanno avanti per tutto il processo, fino al giorno della sentenza. In aula, i ragazzi della banda non entrano più uniti. A dividerli è un rancore che presto li trascinerà nella violenza. Il patto, l'ultimo patto fatto prima che il tribunale, il processo finisse, era quello: ne parliamo quando usciamo. Boss escono presto dal carcere. 3 anni dopo la retata, il loro processo si conclude con poche condanne, tutte per spaccio di droga. Quindi pene lievi. 6 imputati vengono assolti con formula piena, altri 3 godono della prescrizione. Nell'87 la sentenza viene confermata in appello e tra sconti di pena dietro le sbarre non rimane quasi più nessuno. Ma anche se la battaglia con la giustizia sembra vinta, i testaccini non dormono sonni tranquilli, perché a Roma si respira aria di vendetta. E poi c'è un altro affiliato della banda che sta per aprire bocca. Condanne alla banda della Magliana del 1986 sono leggere, per cui chi prima, chi dopo, i capi tornano alla loro vita. Abatino si è fatto ricoverare in clinica con una falsa perizia, ma ora che ha abbandonato gli amici teme la loro rappresaglia. De Pedis è tornato a controllare i suoi territori e i suoi affari, ma non stecca più con quelli che sono rimasti in carcere e con le loro famiglie. Ormai si sente sciolto dal patto originale e soprattutto i suoi introiti derivano più che altro da contatti personali e da affari che in alcuni casi sono persino legali. A tentare di governare i traffici illeciti è rimasto invece Claudio Sicilia, che tutti conoscono come il Vesuviano, per via delle sue origini napoletane. Ma il Vesuviano non è mai stato un capo e con il gruppo storico diviso non si fida più dei vecchi amici. Per i suoi legami con Cosa Nostra e la Camorra, Sicilia è all'incrocio delle guerre di mafia. Lui lo sa, infatti gira circospetto, è sempre agitato e quando nel marzo dell'86 un uomo cerca di ucciderlo accusandolo di essere un infame, beh, allora decide di costituirsi. Eravamo uno di fronte all'altro e presi un pezzo di carta con una penna e fui investito da una valanga di nomi, di fatti, di circostanze. E ricordo che sono stato fino alle 6 di mattina, senza muovermi mai dal tavolo, e in quelle 3 ore vergai numerose pagine e pagine, la sede dell'investigatore di conoscere anche tutta una serie di fatti di sangue nel quale avevo indagato e che non ero riuscito a trovare gli responsabili, nel quale avevo dei sospetti, e quindi cercai delle conferme anche in Sicilia. Claudio Sicilia teme per la sua incolumità e decide di parlare.
conferma così i racconti degli altri pentiti e aggrava la posizione dei compagni con nuove accuse. È lui a parlare delle finte malattie di Abbatino, inchiodato su una sedia a rotelle in una clinica romana. Maurizio Abbatino capisce che la sua copertura sta per saltare, sa che molti dei suoi compagni sono in libertà vigilata e vuole riprendere il controllo dell'organizzazione. Cerca gli amici di sempre, ma viene ignorato. Forse la punizione peggiore. Più che detta forse l'ha capita, perché se come la pensavo, al momento che sono uscito lui stava in clinica, quando mi ha mandato a chiamare, non ci sono andato e lui li ha capito. Maurizio Abbatino ha capito che a Roma non ha più alleati, ma pericolosi nemici. La sorveglianza su di lui è blanda. Un pregiudicato sulla sedia a rotelle non preoccupa. Quando è stato il momento, dopo 3 anni, la polizia di controllo si rilassa e ti ammolla, perché 3 anni, intareci in piedi, stai con la carrozzina, dove vai? Invece lui si è calato e è andato via. Maurizio Abbatino, 33 anni, appartenente alla famigerata Banda della Magliana, era ricoverato da molti mesi a Villagina, benché sorvegliato dalla polizia, è riuscito, nella migliore tradizione delle evasioni, ad annodare le lenzuola del suo letto e a calarsi dal balcone, malgrado fosse semiparalizzato alle gambe. Aveva quindi sicuramente dei complici ad attenderlo. È fuggito, aiutato dal fratello e forse da un amico del fratello. Penso sia avvenuta così, che si sia calato con le lenzuola di notte da questa camera e poi è sparito. 23 dicembre 1986. Maurizio Abbatino, capo storico della Banda della Magliana, scompare nel nulla. Ora è latitante. Perde ogni contatto con la banda, con le sue attività, con i suoi amici di sempre. A regnare incontrastato sulla capitale ora è Renatino De Pedis. Ma gli effetti della denuncia del Vesuviano non tardano a colpire anche De Pedis e il resto della banda. Pochi mesi dopo l'evasione di Abbatino, il 17 marzo dell'87, la Procura di Roma emette 91 ordini di cattura contro le persone chiamate in causa da Claudio Sicilia. Potrebbe essere l'affondo decisivo della giustizia, ma ancora una volta Enrico De Pedis e i suoi uomini hanno preso le dovute contromisure. Sicilia parla anche di corruzione, individua anche in alcuni, anche al Palazzo di Giustizia, individua anche una serie di personaggi con i quali la banda aveva avuto dei contatti. Fornisce prove, circostanze documentate e contatti estremamente discutibili con tutta una serie di legali, regalie fatte a tutti i livelli e anche una capacità di penetrazione all'interno del Tribunale di Roma e ai Tribunali della Libertà. Tant'è vero che il Tribunale della Libertà bollerà in 3 giorni, dico 3 giorni, un'indagine durata 1 anno e la posizione di 80 imputati. Secondo Sicilia, la banda della Magliana è riuscita a corrompere perfino i tribunali. Ma le sue parole cadono nel vuoto. Quello stesso tribunale che ha accusato respinge infatti le sue dichiarazioni. Il Vesuviano ora è un uomo solo, senza alcuna protezione e con gli ex compagni presto liberi e pronti a metterlo a tacere. A Sicilia non resta che nascondersi, ma scappare dalla banda della Magliana a Roma non è possibile. La fuga di Sicilia finisce qualche anno dopo in un malinconico pomeriggio d'autunno in un negozio di abbigliamento dell'Euro. La condanna a morte di Claudio Sicilia, l'ex esponente della Banda della Magliana, che aveva collaborato con la giustizia romana per far luce su tanti misteri legati alla famigerata gang ucciso ieri sera da 2 killer in un negozio di Tormarancia, dove aveva cercato scampo, non ha una firma ben precisa.
Il 14 giugno dell'88 gli uomini della banda della Magliana attendono l'ultimo grado di giudizio di un processo che li vede imputati per i reati più gravi. Ma ancora una volta i banditi romani trovano il corridoio giusto per uscire dal carcere. La Corte di Cassazione, presieduta da Corrado Carnevale, soprannominato il giudice ammazza sentenze, demolisce l'intero impianto accusatorio del processo. Le condanne saltano. Dovrà ripetersi a Roma il processo contro i componenti della cosiddetta banda della Magliana. La Corte di Cassazione infatti ha annullato la maggior parte delle condanne inflitte dalla Corte d'Assise di Roma a 37 dei 60 imputati, non ritenendo sufficientemente motivata la sentenza emessa dai giudici romani. La banda della Magliana avrebbe cercato di assumere nei primi anni dell'80 il controllo delle attività della malavita nella capitale e pur di riuscirvi avrebbe messo a segno 9 omicidi. Nel 1988 la Cassazione annulla il processo alla banda. Un anno dopo la Corte d'Appello derubrica il reato di associazione di stampo mafioso e scredita i pentiti. Lucioli viene descritto come un mitomane delirante affetto da deficit intellettivo, insomma un pazzo. Dunque, secondo quei giudici, la mafia a Roma non c'è mai stata, ma ci sono stati soltanto reati commessi sulla base di rapporti occasionali. Quindi fine della faccenda, almeno così sembra. Con tutti i boss a piede libero, la tensione nelle strade di Roma però cresce. Il primo a farne le spese è il killer più scaltro della banda, Edoardo Toscano. Appena uscito dal carcere si mette sulle tracce del traditore De Pedis, ma Renatino è più svelto di lui. Lo attira a Ostia e lo fa uccidere in un agguato. Ancora oggi il nome del killer che ha ammazzato Operaietto è ignoto. Un pluripregiudicato di 36 anni, Edoardo Toscano, indicato come uno dei principali boss della malavita organizzata romana, è stato ucciso questa mattina, intorno a mezzogiorno, a colpi di pistola da due killer davanti ad una panetteria di Viale della Marina ad Ostia. La reazione dei rivali non si fa attendere. Marcellone Colafigli è in licenza dall'ospedale psichiatrico dove lo ha spedito una falsa perizia e ha deciso che là dentro non vuole più tornare. Così contatta il resto della banda che sta già pianificando la morte di Renatino. Nel 90 c'era un gruppo ancora della Magliana fuori che però consideravano De Pedis inattaccabile perché aveva sempre uomini intorno. Addirittura, io non l'ho visto, ma da quelli che loro mi dicevano e che avevano provato a controllare, aveva degli uomini armati, ma non malavitosi, qualcosa tipo guardie del corpo, e quindi dice, non è possibile arrivarci. Sulla piazza della capitale nessuno osa colpire De Pedis. Chi vuole vendicare la morte di Edoardo Toscano deve rivolgersi altrove. Con la figlia all'interno dei manicomi conosce due toscani, due cani sciolti. E me io devo ammazzare De Pedis. E lui dice, ci pensiamo noi. Per completare il piano manca solo l'esca giusta che con la figlia individua in un amico di De Pedis. Un piccolo criminale convinto a collaborare sotto minaccia. E così prende appuntamento con De Pedis a Campo dei Fiori, con la scusa di un affare di quadri, di cose, perché ormai De Pedis era diventato un amante di arte, insomma, voglio dire, aveva fatto un balzo maggiore verso l'incensuratezza. 2 febbraio 1990, Via del Pellegrino, una zona centralissima di Roma. La mattina che avevano questo appuntamento per questo affare, intorno c'era un toscano, tre o quattro romani, compresi con la figlia e Carnevale, Antonio Dinzillo a bordo al volante di una moto, e dietro un toscano che chiamavano il cinghiale, perché è un personaggio enorme che forse si è
se avessero detto mangiatelo con le mani, lui l'avrebbe fatto lo stesso, perché era un totale di mente. De Pedis, che non era stupido, se ha capito che non era più una questione di guardia, ma era una questione di vita e di morte, è salito sul suo scooter e ha tentato la fuga. La moto si è avvicinato, l'ha affiancato e quello ha iniziato a spararsi. A Roma, in pieno centro, è stato ucciso un uomo considerato il capo della cosiddetta banda della Magliana. L'uomo Enrico De Pedis, 36 anni, era a bordo di uno scooter quando è stato raggiunto da due motociclisti che gli hanno sparato contro numerosi colpi di pistola. Campo dei fiori, io non corro più. Enrico Renatino De Pedis è rimasto a terra, sui sanpietrini, elegante come sempre. Il tempo ha già sconfitto le ombre di un'età. Partendo dalle periferie più degradate, la banda della Magliana è arrivata fino al cuore della capitale. Quindi è rimasto per terra lui, le sue conoscenze all'interno, i suoi prelati, i suoi miliardi, le sue conoscenze, le sue fughe dai tribunali. La salma di Renatino finisce prima al Verano, poi in un sarcofago dentro la Basilica di Sant'Apollinare e infine il suo corpo verrà cremato. Ma con la sua scomparsa i misteri della banda non svaniscono, perché ci sono ancora molti conti da regolare. L'unico capo sopravvissuto è Maurizio Abbatino, detto Crispino. Dal 1986 è latitante, fuggito clamorosamente durante la detenzione. Per i malavitosi romani è un infame che nelle mani della polizia potrebbe trasformarsi in un pericoloso delatore. Per una volta, forze dell'ordine e vecchi banditi condividono lo stesso obiettivo: rintracciare al più presto Maurizio Abbatino. Per gli ex ragazzi della banda c'è un solo modo per stanare Crispino: far parlare i suoi familiari. Roberto Abbatino, fratello del pericoloso latitante, è la vittima designata. Robertino, un ragazzo che non c'entrava niente con una malavita. Se faceva, faceva piccoli reati. Quando l'ho conosciuto io non faceva nemmeno quelli, era un ragazzo che lavorava. Questo l'hanno preso e se lo sono portato via con una scusa. E poi lo hanno seviziato proprio per farsi riferire dove fosse nascosto il fratello Maurizio. 18 marzo 1990. Il corpo di Roberto Abbatino viene restituito dal Tevere, martoriato da 30 coltellate. Il giovane fratello di Crispino non ha voluto parlare e ha pagato con la tortura e la morte il suo silenzio. Maurizio Abbatino continua ad essere inafferrabile anche per la polizia, che da oltre 5 anni, dal giorno della sua evasione, aspetta con pazienza che il vecchio boss faccia un passo falso. È il 31 dicembre 1991, la notte di Capodanno. Ogni anno, a Natale e Capodanno, si provvedeva a intercettare il telefono di Abbatino, poiché era il periodo, diciamo, più importante, nel senso che magari qualcuno poteva lasciarsi andare per fare gli auguri. In un appartamento del quartiere della Magliana squilla il telefono. Chi parla è Maurizio Abbatino. Vuole sentire la voce della madre dopo tanti anni. Lasciai quella festicciola alla quale sono stato invitato a notte di Capodanno, devo dire anche che la lasciai con molta contentezza, perché andai in sala scotto, dove poi comprammo un paio di bottiglie, ricordo che brindammo lì in sala scotto, perché di fatto noi nel giro di 10 minuti, in mezz'ora avevamo già l'indirizzo e l'abitazione dove di fatto abitava Abbatino, attraverso l'Interpol. Il
L'appuntamento con Crispino è a Caracas, in Venezuela. In tutti questi anni Abatino si è rifatto una vita, sempre alla sua maniera. Ha contatti con la piccola criminalità locale e con lo spaccio di droga. Alla vista della polizia italiana, Maurizio Abatino non cerca di scappare, non oppone resistenza. Sorride. Riconosce i suoi avversari di sempre in un paese in cui non è nessuno. Ma io già lo conoscevo, per cui lui conosceva me, ci conoscevamo abbastanza bene, per cui ci siamo confrontati. Mi ha detto, vabbè, ci sei riuscito, mi ha detto perché mi dava del tu. Ha detto, vabbè, che pensavi? Di restare dati tanti a vita, gli ho risposto. Sono andati tutti dentro, dico, tu non potevi pensare di restare chiaramente nascosto a vita. Ha fatto un mezzo sorriso, quindi chiaramente è finito. Insomma. È arrivato stamane da Venezuela ed è in carcere a Roma Maurizio Abatino, che fu il capo della famigerata Banda della Magliana. Era stato arrestato a Caracas 9 mesi fa. In Italia deve rispondere di omicidio, traffico internazionale di stupefacenti e associazione a delinquere. 4 ottobre 1992, aeroporto di Fiumicino. Maurizio Abatino si affaccia sugli scalini dell'aereo circondato da funzionari di polizia e fotografi. Il più sfuggente boss della Magliana, l'ultimo detentore di segreti inconfessabili, è tornato nella sua Roma in manette. Quella stessa città che insieme all'amico Franco Giuseppucci, Ernegro, un giorno di 16 anni prima aveva deciso di conquistare con l'invincibilità della giovinezza. Ora è emaciato, malato e intimidito, ma con gli occhi di chi sa già cosa deve fare, come sempre, e sta per dimostrarlo. È il 1992, è la fine della Prima Repubblica Italiana, è l'anno delle stragi di mafia in cui perdono la vita i giudici Falcone e Borsellino. L'anno di Tangentopoli e del crollo di un'intera classe politica. Segretari di partito e uomini d'affari, accusati di corruzione, sfilano nelle aule di tribunale come criminali comuni. È l'umiliazione pubblica della politica. Si apre una crisi istituzionale senza precedenti. Sono gli anni in cui finalmente si possono chiudere i conti col passato e con i suoi simboli. E uno di questi è la Banda della Magliana. Maurizio Abatino in gabbia sembra rassegnato al suo destino. Ma se parlasse finirebbero in galera tutti, e questa volta per rimanerci a lungo. Lui ha una gran voglia di vendicarsi di chi ha ucciso suo fratello. Abatino torna che con l'intento già di collaborare, perché la voce già c'era, già si diceva quando lui era, attraverso gli avvocati, perché i primi a portare queste notizie sono gli avvocati, perché o vengono revocato, o vedono cambiamenti, o vengono informati di certe visite di investigatori. Quindi lui, quando è tornato, lui già aveva già detto qualcosa dal Venezuela, perché l'hanno fatto sparire subito, l'hanno messo subito in una cosiddetta località protetta. Maurizio Abatino ha 38 anni, è pronto per passare dalla parte della giustizia. Le domande alle quali deve rispondere sono tante. Grazie alle dichiarazioni di un pentito sono stati arrestati 50 esponenti della Banda della Magliana, un'organizzazione criminale romana che negli anni ha avuto a che fare con la mafia, con la camorra, con i sequestri, con i servizi segreti e si è scoperto da poco anche con la strage di Bologna. All'alba del 16 aprile 1993 scatta l'operazione Colosseo. 500 agenti della squadra mobile si sparpagliano per Roma. L'operazione è gigantesca. La polizia effettua 56 arresti, sequestra ai boss della Magliana 80 miliardi di lire di beni mobili e immobili. L'accusa è associazione a delinquere.
La banda della Magliana è considerata al pari di mafia, camorra e 'ndrangheta. Siamo a Badino, si sono susseguiti altri pentimenti. Quello di Mancini, appunto, quello di Carnovale, della Moretti. Ma diciamo quello un po' più, diciamo quello decisivo è stato il pentimento da Badino. Per i superstiti della banda si aprono di nuovo le aule dei tribunali. Per anni Maurizio Abbatino e i successivi collaboratori di giustizia, Antonio Mancini e Fabiola Moretti, diventano protagonisti della letteratura criminale e testimoni nei processi dei più oscuri misteri d'Italia. Maurizio Abbatino è un leone in gabbia, ma non dimentica ciò che è stato. E dico una cosa, se succede qualcosa ai miei familiari, l'avvocato Taormina è il primo che viene sparato in testa. No, lei per cortesia accusato come... Lei può rifiutarsi di rispondere a tutte le domande che ritiene opportune, familiari o non familiari, però non può fare affermazioni di questo tipo. No, più mi sembra che sta esagerando. Ha capito che non voglio che si parla della mia famiglia, sta esagerando. Vorrei capire soltanto se Abbatino me l'ha fatta la minaccia per farla eseguire personalmente. Esattamente. Sarei disposto a seguirla personalmente. Questa volta i boss romani non godono più di nessuna protezione. Il filone principale del processo alla banda si conclude con numerose e pesanti condanne definitive e sulla lunga storia della banda della Magliana cade la scure della giustizia. Guida lui, guida lui! Nella città eterna, passato e presente non smettono di rincorrersi. Nel 2014 Massimo Carminati viene arrestato insieme a politici, imprenditori e faccendieri ed è accusato di essere a capo di una nuova organizzazione criminale che forse è la vera erede della banda di Giuseppucci e Abbatino. Ma ancora una volta la parola mafia che li ha condannati al 416 bis viene cancellata il 22 ottobre scorso da una sentenza della Corte di Cassazione. La mia Roma, la Roma della banda della Magliana, non era poi così diversa da quella di Mafia Capitale di Massimo Carminati. La banda ha cambiato nomi, ma esiste ancora. E la mia esclusione dal programma di protezione è un messaggio. Chi parla è perduto. Così dice alla giornalista Raffaella Fanelli Maurizio Abbatino, Crispino. È curioso che, diciamo, il processo degli anni 90, la banda della Magliana, e nel processo per Mafia Capitale, in entrambi i casi venga derubricato il reato di associazione di stampo mafioso, che comunque comporta, se provato, diciamo in una sentenza, un incremento delle condanne, il carcere duro e quant'altro. Cioè sembra di rivivere con Mafia Capitale la stessa storia della banda della Magliana. Sì, la banda della Magliana a un certo momento viene accusata di associazione mafiosa, nel 94 ci sono delle catture, c'è una mega ordinanza fatta soprattutto con i verbali di Abbatino, che è il Buscetta un po' della banda della Magliana in qualche maniera, tra l'altro si pente sull'aereo di ritorno dall'America Latina, un po' come Buscetta si pente tornando dal Brasile, Abbatino si pente tornando dal Venezuela, racconta tutte questi retroscena e offre lo spunto per costruire un'associazione mafiosa che peraltro viene riconosciuta in primo grado, ma poi viene derubricata in appello e poi la Cassazione finirà. Però questa è anche una cosa curiosa, perché invece in un altro procedimento la banda della Magliana è stata riconosciuta come associazione mafiosa, quindi ci sono anche verdetti diversi. La storia di Mafia Capitale è una storia simile per certi versi, perché anche lì prima c'è l'accusa di associazione mafiosa, poi viene derubricata in associazione a delinquere semplici, poi viene di nuovo rimessa l'associazione mafiosa e di nuovo cade in Cassazione. In qualche maniera quello che si può chiamare il mondo di mezzo, che in qualche modo è il frutto del racconto di Carminati, no? Lui dice esiste un mondo di mezzo dove si incontrano
quelli del mondo di sopra e quelli del mondo di sotto, per cui io che faccio il criminale mi posso trovare a cena con un uomo politico, con Berlusconi. Anche De Petis viveva nel mondo di mezzo. La banda della Magliana in qualche maniera è un prototipo del mondo di mezzo, perché ci sono contatti con la criminalità di strada, ma ci sono contatti con uomini politici, con banchieri, con i servizi segreti, che li utilizzano come informatori ai banditi della Magliana. Ci sono le visite in carcere ad Abbruciati di agenti dei servizi segreti poco prima che Abbruciati esca e poi vada a sparare a Rosoni. Si può dire che Mafia Capitale, per quanto la Cassazione abbia appunto negato il reato di associazione di stampo mafioso, sia in qualche modo il prolungamento della banda della Magliana? Sicuramente Mafia Capitale è stata costruita come una sorta di prolungamento, di prosecuzione della storia della banda della Magliana, proprio grazie alla figura di Carminati. Nel lavoro di ricostruzione che hanno fatto i Carabinieri del Ross e poi i magistrati della Procura di Roma, c'è questo legame e questo portato criminale che si fa risalire proprio alla banda della Magliana. Cioè la metodologia. La metodologia e il mito, la metodologia e la capacità di dire io sono quello della banda della Magliana, per cui quando arrivo io, per favore, levatevi di mezzo. E cosa rimane dunque della banda della Magliana, che intanto è diventata materia di saggi, romanzi, fiction e film di successo? Beh, l'ennesimo mistero che ruota intorno alla figura di Carminati, che nel 1999 realizza un furto clamoroso e porta via il contenuto di 147 cassette di sicurezza ben selezionate tra le 900 custodite nella banca all'interno degli uffici giudiziari della capitale. Fino a questa mattina credevano che fosse la banca più sicura d'Italia, con la camera blindata nei sotterranei di uno dei luoghi più sorvegliati di Roma. E invece, con un colpo che ha dell'incredibile, una banda di cassettari, una specialità della mala romana, ha scassinato e svaligiato 148 cassette di sicurezza nella filiale della Banca di Roma del Palazzo di Giustizia di Piazzale Clodio. Questo è uno dei misteri che ruota intorno alla vita di Carminati. Quel furto è un furto strano, anche lì ci sono complicità con dei carabinieri. Beh, certo, non che entri, sono stati non anche condannati al Palazzo di Giustizia a fare una cosa del quindi genere, questo è uno degli aloni di mistero che in qualche maniera ha contribuito a far crescere anche la caratura criminale di Carminati. Lui su questo non ha mai detto nulla, ha sempre detto che ci sono soldi e basta. Dopodiché, se c'era qualcos'altro per cui ha ricattato, nei suoi racconti delle intercettazioni del processo di Mafia Capitale, Buzzi anche diceva, il suo complice, diceva che lui ricattava tutti e si era sempre salvato grazie a queste, poi dopo diceva che erano chiacchiere in libertà, che non era vero, ma insomma tutte queste cose hanno contribuito a far sì che ci fosse questo mito, questo alone di intoccabilità di un criminale che ne ha fatte tante, ma fino all'arresto per Mafia Capitale era sempre riuscito a uscire pressoché indenne rispetto alle accuse inizialmente mosse. Anche per il furto al cavo ha preso una pena relativamente mite, insomma, rispetto a quello che ci si poteva aspettare. Cosa c'era in quelle cassette? Solo denaro, come sostiene Carminati, oppure qualcosa di ben più importante, come ad esempio documenti riservati che potrebbero finalmente gettare una luce di verità sulla storia e sulle ombre di quel pugno di criminali che 40 anni fa ha dominato Roma. Lui adesso vive ad Atlantide, con un cappello pieno di ricordi. Ah, la faccia di uno che ha capito. E anche un principio di tristezza in fondo all'anima. Nasconde sotto il letto barattolo di birra disperata e a volte ritiene di essere un eroe.